La prima volta della Samp, celebrata da Sandro Bernini, detto Pillola, con le bellissime foto anni 30 dei Blu Cerchiati, è stato un capolavoro di fantasia, tecnica e perseveranza. La squadra doriana ha dovuto fare a meno sovente dei tre stranieri. Katanets è stato spesso infortunato, il sovietico Mikhailichenko non si è bene inserito nell'ambiente e Cerezo è stato colpito da saltuari e acciacchi. Ma grazie alle giocate irresistibili di Mancini, ai gol di Vialli, che pure si è seduto alla tavola a campionato avanzato, ma soprattutto grazie all'equilibrio fra i reparti e alla robustezza della difesa, dove Pagliuca si è dimostrato spesso imbattibile, la squadra blucerchiata è arrivata a battere la numerosa e agguerrita concorrenza. A Marassi hanno perso tutte le grandi, l'Inter di Trapattoni, la Juventus che sperava di tornare in auge con il nuovo corso tattico di Maifredi, il Milan che aveva grandi ambizioni ed il Napoli che ha giocato a Genova quando era ormai alla frutta. Ci sono state tuttavia anche giornate amare per la squadra doriana, le più tristi quelle delle sconfitte nel derby col Genoa e contro il Torino. Il vulcanico Boskov ha dimostrato di non essere bravo soltanto a parole. Dosando con sapienza la mobilità di Lombardo, l'acume tattico di Dossena e la forza di Bjerkovud, ha vinto partite importanti anche in trasferta come quelle di San Siro contro i rossoneri, di Napoli, Roma e la sfida scudetto contro l'Inter. Noi abbiamo un gruppo fenomenale. Vialli, Mancini, Virkud, Mannini, Pari, Cerezo, Cate, sono una famiglia unita e questa è la nostra forza. Per la famiglia di Boskov e Mantovani, nel giorno del trionfo, il 19 maggio contro il Lecce a Marassi, la gioia è stata incontenibile. A Lombardo, con la lozione scudetto, sono cresciuti i capelli ed il trio Vialli, Cerezo, Bonetti è diventato di colpo di un biondo improbabile. Cose che succedono quando avvengono fatti insoliti, come insolito e meritato è stato lo scudetto. Meritato perché la Sampdoria nel girone di ritorno non ha mai perduto. Nel corso del campionato ha segnato più di tutti, 57 gol, ha vinto il maggior numero di partite, 20, ha totalizzato la miglior serie di risultati utili consecutivi, 18. Inoltre Vialli è stato il capocannoniere del campionato con 19 gol. Meglio di così? Un trionfo continentale dopo 26 anni, celebrato così all'Olimpico. Quella Coppa UEFA figlia di grandi imprese a San Siro. Ricordiamo il 3-0 agli inglesi dell'Aston Villa, il 3-0 al Partizan di Belgrado, il 2-0 nella finale d'andata contro la Roma. L'Inter è stato l'unico club italiano a conquistare un alloro europeo in questa stagione. Una stagione tutto sommato positiva, con lo scudetto accarezzato dopo un girone d'andata autoritario, titolo d'inverno, e perduto al momento della sconfitta a San Siro contro la Sampdoria. Lothar Matthäus, il pallone d'oro 1990, ha movimentato con le sue dichiarazioni i giorni successivi alla conquista del titolo continentale. Perduto Trapattoni dopo 5 anni nei quali, oltre all'UEFA, ha diretto la squadra verso lo scudetto dei record, la società ha volutamente cambiato pagina. 3 campioni del mondo, 5 protagonisti azzurri d'Italia 90, secondo miglior attacco del torneo, 56 gol contro i 57 della Sampdoria, marcia inarrestabile al Meazza, lo scudetto, l'Inter lo ha consumato in trasferta. 4 le sconfitte contro solo 5 successi, punti perduti per strada in piazze non irresistibili, come a Bologna, ma soprattutto l'Inter è stata incapace di andare a vincere nelle tane delle dirette avversarie. Trapattoni ha saputo ottenere il meglio da questa formazione Matthäus dipendente, che ha patito gli infortuni di Breme e soprattutto quello di Fontolan, mai avuto a disposizione per il grave stop ad inizio stagione, e la mancanza di un chiaro assetto difensivo.
Di contro ha scoperto le doti aggressive di Paganin, quelle podistiche tattiche di Bianchi, unico sempre presente, la generosità di Klinsmann. E Walter Zenga ha disputato un'ottima stagione post-mondiale. Sinceramente non si sarebbe potuto chiedere di più ad un team che ha retto sino alla fine in Europa per l'alta capacità del Trap di gestire, e sempre in maniera positiva, giocatori istintivi e muscolari. Dopo le vittorie in Supercoppa ed in Coppa Intercontinentale maturate contro la Sampdoria e l'Olimpia di Asunción, la stagione rossonera sembrava dover ricalcare quelle precedenti con grandi trionfi internazionali. Inoltre il campionato andava abbastanza bene ed il Milan sembrava in corsa su tutti i fronti. Ma il repentino calo di rendimento di alcuni degli elementi più affidabili, i difficili rapporti fra Sacchi e Van Basten ed una serie di risultati negativi maturati in primavera hanno cambiato completamente le prospettive. Il Milan in campionato aveva sempre avuto dei problemi in prossimità degli impegni di Coppa. Le vittorie internazionali avevano poi spento le polemiche. La squadra di Sacchi stavolta ha finito per pagare pesantemente su tutti i fronti. Negli anni passati la sfortuna e gli eventi non certo positivi avevano negato alla società rossonera il secondo scudetto dell'era Berlusconi. Quest'anno la rinuncia contro l'Atalanta ad alcuni titolari ha finito per pregiudicare tutto sul fronte interno. Le brutte serate contro l'Olympique Marsiglia a Milano, ma soprattutto in Francia, dove il Milan, ritirandosi dal campo, si è messo dalla parte del torto, hanno poi compromesso presente e futuro rossonero, visto che l'esclusione per un anno dalle coppe rappresenta un grave handicap per i meriti e le velleità della società più titolata del mondo. Nessuno è esente da colpe per quella sera, a cominciare da Van Basten, che naturalmente a causa di una squalifica non era presente, a seguire per tutti gli altri giocatori del Milan. Credo che si tratti di una responsabilità collettiva, magari con qualche responsabilità maggiore delle altre, ma insomma, se c'era qualcuno che voleva imporsi e continuare a giocare, questo avrebbe dovuto farlo, il che invece non si è verificato. Così, dopo 4 anni da leggenda, il Milan si è dovuto accontentare di un onorevole secondo posto in campionato e basta. Il saluto di Sacchi, l'allenatore che ha vinto quanto c'era da vincere al primo tentativo, è stato un ulteriore boccone amaro per i tifosi dopo tanti giorni felici. Un anno vissuto pericolosamente. Dopo i radicali cambiamenti ad inizio stagione, la rinuncia a Zoff, l'assunzione di Maifredi, l'ingresso in società di Luca Cordero di Montezemolo, la faraonica campagna acquisti, la Juventus si è ritrovata per la prima volta dopo quasi 30 anni fuori dalle competizioni europee. Uno smacco per la gloriosa società bianconera. I perché? La crisi di Schillaci, dopo i fasti del Mundial, la non limpida continuità di Baggio nonostante i 14 gol in campionato, l'uscita dalle coppe delle coppe dopo il confronto con il Barcellona nelle semifinali, la liquefazione nel girone di ritorno dopo 5 mesi condotti comunque nelle posizioni di testa. E lo spogliatoio ha avuto di conseguenza una crisi di rigetto nei confronti del proprio allenatore. Maifredi ha cambiato spesso formazione, costretto a farlo da infortuni e doppioni, e forse il solo Giulio Cesar tra i nuovi ha reso per le proprie reali possibilità. La società ha scaricato troppo presto Maifredi, profeta del calcio champagne, del calcio in allegria, un uomo che con il dialogo ha fatto le fortune di altri spogliatoi. L'aplomb, lo stile della società, si è mal accompagnato alla goliardia di un tecnico che a Torino ha dovuto e voluto cambiare pelle, snaturandosi oltremodo. E poi il gioco, fatto di uomini in continuo movimento, pressing a tutto campo, responsabilizzazione di pedine forse ancora immature per recepire concetti, idee, che il solo Sacchi, conti alla mano, è riuscito ad applicare con la totale adesione della società. La Juventus ritornerà al passato, a quel calcio fatto di umiltà e lampi di genio, ad un football semplice ma redditizio. E non è un caso che l'avvocato Agnelli abbia pensato per la rinascita a Giovanni Trapattoni, allenatore vincitutto, ultimo a guidare la Juve allo scudetto nel 1986. Don't cry for me.
Argentina. Qualcuno ha detto che le lacrime argentine di Maradona hanno soltanto anticipato quelle napoletane. Passare dallo scudetto al rischio di finire in Serie B non è stato facile per i tifosi partenopei. Con quel Maradona che andava e veniva, si allenava e non si allenava, giocava e non giocava, prendendo decisioni improvvise, per Bigón la stagione è stata poco allegra. E poi le accuse all'argentino di consumo di cocaina, la squalifica, la fuga in Sud America, la prigione. Certe frasi, rilette a distanza di tempo, fanno capire parecchie cose su Maradona e sul calcio italiano. Ma tu hai dei vizi, scrive il giornale, sei una persona che vive una vita da bohemien. Ma io ho dei vizi. Tu li hai dei vizi? Sì, li ho, però li ho come tutti quanti, come un caporedattore, come un industriale, come un politico, come tanti giocatori di calcio, però risulta che è l'unico ad avere vizi qui è Maradona. Resta il fatto che quel Napoli vittorioso e felice, per problemi tecnici ma anche per quelli personali di Maradona, si è sfasciato, ha perso i pezzi, ha rischiato di finire nella zona retrocessione. Il Maradona giocatore ha lasciato solo il ricordo dei suoi gol irresistibili, l'uomo Maradona nulla. Il bel sogno comunque è svanito ed il Napoli, dopo due scudetti e un trionfo europeo, è tornato una squadra qualsiasi. Storie di mister, storie di allenatori, questi affabili gentiluomini delle panchine. Mestiere ingrato, anche se ben retribuito, nel mondo del calcio, del grande calcio. Psicologi, parafulmini, inossidabili navigatori, giovani profeti. Sul carro dei trionfatori, Bagnoli, che per la prima volta in quasi 100 anni di storia ha guidato il Genoa alla conquista di un posto in Europa. E poi Scala, che ha fatto altrettanto con il neopromosso Parma, lavorando in sintonia con giocatori e società. E poi Bianchi, che ha portato la Roma, afflitta dai casi doping Carnevale Peruzzi e dalla scomparsa del presidente Viola, alla finale UEFA e all'atto conclusivo di Coppa Italia con la Sampdoria. Ed infine Ranieri e la rimonta salvezza del Cagliari, Mondonico e la zona UEFA del Torino. Il bastone e la carota ad un ex, divenuto in questi mesi, per la sua arguzia e per la sua sferzante ironia, scomodo personaggio televisivo, Aldo Groppi. E Ranieri, un allenatore che ha fatto bene, se si considera il fatto che viene da due campionati consecutivi vinti e esordiente in A, ha fatto benissimo, questo è già un allenatore da promuovere. Ha fallito clamorosamente Maifredi e qui molte colpe se le ha cercate, molte colpe sono da addebitare a chi gli ha fatto la squadra, alla società, ai calciatori, perché è chiaro, non si può soltanto individuare un bersaglio. A un certo punto dispiace perché Maifredi ci teneva da morire ad andare alla Juventus e rimanerci più a lungo possibile, proprio perché è un tifoso. Fai conto, un domani dovessi andare al Torino, bocciato al primo anno, mi piangerebbe il cuore. E secondo me non è chi vince bravo e chi retrocede scarso, perché può darsi la salvezza del Cagliari valga più dello scudetto della Sampdoria. Allora dico che Ranieri potrebbe essere molto più bravo di Boscov, o che Bigón, per quello che ha dovuto sopportare, sia un allenatore che meritava 10 Coppe dei Campioni. Allora non è facile. Certo, se però rimaniamo ai numeri, diciamo che il più bravo è stato Boscov, perché poi alla fine, quando vinci, gira e rigira, hai sempre ragione. L'amarezza azzurra per un mondiale non vinto e la crisi di alcuni personaggi eccellenti di Italia 90 come Totò Schillaci sono fra le eredità che l'estate ci ha lasciato, con qualche problema tecnico come l'allenatore dei campioni d'Italia Bosco ha detto in tempi non sospetti. Dopo mondiali tutti i campionati sono irregolari, nessuna squadra ha una forma buona, perché grandi hanno giocatori che giocano in squadra nazionale. E questi grandi giocatori hanno avuto due preparazioni, primo pre-mondiali, secondo preparazioni per campionato. E dopo un mese o 3 settimane i giocatori soffrano questo carico.
Ma il nostro calcio ha poi dovuto sopportare per mesi lo stato pietoso del fondo del campo di San Siro, messo a posto con un trapianto, nonché quello della piscina di Genova e dei terreni non certo regolari dell'Olimpico e dello stadio di Torino. Per gli arbitri poi c'è stata notevole difficoltà nell'applicazione delle nuove regole, specie quella che riguarda l'adozione del provvedimento di espulsione del difensore che costituisce l'ultimo ostacolo e che non permette in maniera irregolare la realizzazione di un gol. Si sono avute espulsioni e provvedimenti che hanno fatto discutere prima del chiarimento fra arbitri e giocatori. Conseguenze anche per la nazionale di vicini che per vincere una vera partita ha dovuto aspettare la primavera e la bella serata di Salerno contro l'Ungheria. Acrobazia, potenza, coordinazione, rabbia, classe, così si fa gol. Complessivamente sono state segnate 702 reti, 18 in più rispetto alla scorsa stagione. 266 sono stati i gol di marca straniera. Calcio spettacolo, gol spettacolo per Gianluca Vialli. Per la prima volta sul trono del gol. E per un gol si può anche piangere. E prima di proporvi il romanzo del campionato, un doveroso grazie va a due campioni del mondo, 1982, a Bruno Conti e ad Antonio Cabrini, due protagonisti del calcio spettacolo, che hanno ufficialmente chiuso la loro attività agonistica. Lo scudetto sulle maglie cucito, la Supercoppa italiana appena conquistata a San Paolo. Cinquina secca la Juve con un silenzio tutto d'oro dopo i 23 gol segnati la stagione precedente a Reggio Emilia. Nell'esordio a Lecce il Napoli non va oltre lo 0-0, ma gli squilli della prima arrivano da Jürgen Klinsmann, tedesco campione del mondo, con Brehme Matteus, che a Cagliari realizza la tripletta dell'Inter, e dal duo Föller e Carnevale che confeziona, con l'aiuto di Salsano, il 4-0 della Roma sulla Fiorentina, guidata in panchina dall'ex commissario tecnico del Brasile, Sebastião Lazzaroni. Al Milan occorre la zampata di Agostini ed un quarto d'ora dalla fine per infrangere il bunker del Genoa. La Samp regola Marassi e Cesena con un gol di Invernizzi. La premiata ditta Caniggia e Vahir confeziona il 2-0 per l'Atalanta che supera il Bari. Il Pisa espugna il Dallara con una rete di Piovanelli e mette subito in crisi Franco Scoglio. La Juventus, gestione Maifredi, esordisce sul campo della neopromossa Parma che in estate si è assicurata le prestazioni di Claudio Taffareu, 24enne portiere della nazionale brasiliana. Napoli, Baggio sul calcio di rigore e Melli, sempre su rigore, determinano il 2-1 della giovin signora. E il Pisa, la squadra del momento. Due gol di Piovanelli, uno di Padovano e Simeone, bellissimo quest'ultimo, ed è un secco 4-0 a Lecce di Boniek. I nerazzurri sono primi insieme con gli squadroni milanesi vittoriosi in zona Cesarini. Il Milan passa sul campo del Cesena grazie a Van Basten e l'Inter in casa contro il Bologna con un bellissimo tiro di Bianchi. La sorpresa, in negativo, è invece il Napoli. Gettati alle ortiche, 17 mesi di onorato servizio in difesa dell'imbattibilità casalinga.
rinverdita, ahimè per gli azzurri, l'unica sconfitta subita ad opera del Cagliari 20 anni fa con 2 gol di Gigi Riva. Il Napoli spreca così l'occasione per cancellare d'amplein il passo falso di Lecce. Sul banco degli imputati l'incolpevole assenza di Maradona e quella imprevista ma penalizzabile di Riccardo Alemão, sostituito a centrocampo in cabina di regia da Mauro. Forse era chiuso in quel fatidico 28esimo minuto la svolta dell'incontro. Una partita ricca di episodi, dalle 8 ammonizioni ai dubbi sulla regolarità del primo gol del Cagliari, per un fuorigioco forse addirittura plurimo, e dubbi ancora sul rigore concesso a Napoli allo scadere del primo tempo, quando ne rivendicava uno più autentico e legittimo quasi mezz'ora prima. L'influenza della direzione arbitrale in questa serie di episodi c'è e come. Nessuno ne parla esplicitamente, è ovvio, ma forse a ben pensarci la svolta vera, tattica, l'ha data Ranieri con una sostituzione che nessuno si aspettava, tanto più che solo 3 minuti prima Silenzi aveva colpito la traversa per un possibile 2-1. Ranieri, allenatore senza macchie e senza paura, mezz'ora prima dello scadere del tempo, ha usato, ha mandato in campo per un difensore un'altra punta, Paulino. Mi è sembrato giusto, cioè non sono stato a pensare se ero un allenatore presuntuoso o meno, mi sembrava quella la mossa giusta e l'ho fatta, adesso poi si è rivelata giusta, se avessi perso la partita sicuramente tutti mi avrebbero dato contro. Il gol del 2-1 dell'uruguaiano Fonseca è stato il più nitido, forse il più bello, perché non appesantito dal sospetto di alcun genere. Bigon ha risposto con incocciati per Rizzardi, così sul campo, con i fatti. E incocciati stava anche per centrare il bersaglio. E al microfono come risponde Bigon a Ranieri? Troppa generosità da parte dei 10 rimasti in campo che volevano comunque acciuffare la vittoria. Questo ha permesso al Cagliari di trovare dei varchi in contropiede. E questo è l'assurdo, giocare in casa in 10 contro 11 e beccare il secondo gol in contropiede come il primo. 6 palle gol mancate dal Cagliari, 3 nel finale, contro 2 del Napoli, anche se la traversa centrata in pieno da Silenzi sta là e grida ancora vendetta. Rocco è l'autore del gol del Cagliari, naturalmente un gol così un po' discusso secondo alcuni, si parlava di fuorigioco, ecco, ce lo vuole raccontare un poco questo gol e come stavate disposti in campo? Sì, il gol secondo me non era fuorigioco, comunque non lo so bene perché io ero in campo, non ho visto bene. Per la Juventus giornata no contro l'Atalanta, Baggio e Casiraghi sono particolarmente iellati. Decidono 2 rigori, il primo di Baggio e l'altro di Evair, molto contestato per un intervento di Caniggia su De Marchi. E l'1-1 e ci sono i soliti incidenti. A Firenze la Sampdoria con Vialli in panchina pareggia 0-0. Per i Viola solo pali. Il Genoa strapazza la Roma e Aguilera realizza una doppietta, mentre il Bari, con un po' di fortuna, batte il Torino. La Lazio sbaglia un rigore cedendo un punto al Parma. Dopo 6 mesi, l'ultima volta era stato il 25 marzo scorso, il Milan torna a guidare la graduatoria del campionato. Lo fa a seguito del chiaro successo sulla Fiorentina, 2-1 tutto rossonero in pratica, con Van Basten, Massaro del prestito viola Fuser. Primi lamenti sullo stato del terreno di San Siro, ma sinché si vince. Cade per la prima volta l'Inter al Delle Alpi sotto i colpi dei Granata, Martin Vasquez e Lentini. Potente e preciso il calcio di punizione dell'ex madridista che ha aperto le porte al successo del Toro. Capitombolo del Napoli a Parma. Il gol partita lo realizza Osio. I campioni d'Italia già avvertono spettri di crisi. Maradona alza la voce. Adesso si deve vedere gli uomini che ha in squadra il Napoli. È una bella situazione come per dimostrare quanto vale l'organico del Napoli. Terzo rigore consecutivo assegnato alla Juventus in quel di Cesena. Infallibile Baggio dal dischetto. Per i romagnoli pareggia Pierleoni che ad ottobre verrà ceduto in Serie B all'Ascoli. A Marassi Vialli si fa attendere. In compenso la Samp riscopre il sovietico Mikhailichenko, con Lombardo, autore dei gol che inchioda il Bologna la terza sconfitta consecutiva. L'ungherese Detari è l'autore della prima rete in campionato dei rossoblù. Carnevale e Pedro Pasculli firmano gli 1-0 della Roma sul Bari e del Lecce sulla Lazio.
il sempre più sorprendente Pisa, 5 punti in 3 giornate, si attesta in seconda posizione dietro al Milan. Il Milan si conferma capolista. A Roma, contro la Lazio, Evani in extremis riesce a raddrizzare una partita che sembrava compromessa dal gol di Ridley. Il Pisa viene ridimensionato a Napoli, a tempo scaduto da un gol di Careca, e così, alle spalle del diavolo, due protagoniste. Una è la Sampdoria, che senza Vialli e Cerezo pareggia a Torino contro la Juventus. Pali e traverse da una parte e dall'altra. Mancini è chiamato addirittura a salvare sulla linea su una punizione di Baggio. L'altra squadra sul secondo gradino è l'Inter, che ridotta ai minimi termini dagli infortuni doma la Roma. Inter dimezzata, ma Roma senza cervello. Mille assalti nerazzurri e romanisti che schierano Nela su Breme mentre salzano Desideri e Carboni, cercano di inaridire le fonti del gioco. È una partita tagliata per i contropiedisti. Carnevale si destreggia bene sulle zolle di San Siro, il libero nerazzurro è Mandorlini, mentre Battistini fa il guastatore. Finché Carnevale non riceve da Salzano, motorino giallorosso, la palla che mette a nudo certe carenze difensive dell'Inter. I nerazzurri hanno lanciato Paganin all'attacco, ma la coperta è corta e lascia a volte senza protezioni la difesa. La Roma è tranquilla e potrebbe pure raddoppiare, mentre l'Inter, chiaramente in affanno, subisce diversi attentati da Desideri e da Rudi Feller, tedesco innamorato, che ricorda poi a Breme quanto era bello il Prato mondiale, dove si vinceva facile. Nella ripresa pizzi di qua, pizzi di là. L'Inter si affida alla sua pizzeria ed il giovanotto rimedia a qualche ingenuità con il suo tocco geniale. Insomma, Peruzzi non è venuto in gita. Quando Aldair, brasiliero dalle estremità pregiate ma dalla scadente grinta in fase di marcatura, si mangia il gol del 2-0, l'Inter capisce che potrebbe essere la giornata giusta. Il Trap spiega la formula magica a Breme. Dopo il palo di Battistini, Bianchi manda in campo Gerolin al posto di Salzano. Ma i nerazzurri passano, Klinsmann anticipa di un giorno l'Oktoberfest e raggiunge Carnevale in testa alla classifica dei cannonieri. Ora Trapattoni pensa di poter vincere, si contorce e fa la danza del gol. In 2 minuti l'Inter passa dalla sconfitta alla vittoria. Berti si procura un penalty. Grazie Roma e dal dischetto Pizzi si fa intuire il tiro da Peruzzi che tocca la palla autorizzando il giovane talento a segnare il primo gol in Serie A. A certi momenti bisognerebbe giocare un po' meno bene e fare più risultati. Ma l'aveva promesso di testa, per questo che... Ti sei sbagliato invece, gli hai fatto di piede con un tunnel o no? No, c'è stata una palla lunga di Salzano, di sinistra. La Fiorentina batte l'Atalanta grazie alle prodezze di Lakatos. Un Parma sempre più sorprendente pareggia a Bari. Il Bologna mette KO il Torino con un gol di Ilief che poi andrà a giocare in Inghilterra. Genoa e Cagliari non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro Lecce e Cesena. Continua la marcia solitaria del Milan in vetta alla classifica. A San Siro è di scena il Cagliari. Gioca bene la squadra di Ranieri ma regolarmente perde. Colpa soprattutto di Marco Van Basten. Fuga e gol in contropiede, raddoppio dello stesso olandese su calcio di rigore. Alle spalle dei rossoneri al principio era un trio, Inter, Juventus e Sampdoria. Le partite di Coppa nelle gambe non si direbbe vista la veemente reazione dei milanesi che a Bergamo, campo ostico, ce la mettono tutta per bilanciare la zuccata di Evair. Pari che giunge su calcio di rigore trasformato con l'ineguagliabile freddezza da Lothar Matthäus al 93esimo. La Juventus, Schillaci è sempre a secco, a Lecce trova il bonus a 7 minuti dalla fine. Piange l'ex bianconero Boniek, sorride l'ex laziale Di Canio, match winner. La Samp a Parma, aspettando sempre un certo Vialli, si cautela e fa 0-0. Di rilievo in questa giornata, il poker della Fiorentina a Pisa, doppietta del cecoslovacco Kubik, la prima vittoria del Cesena, 2 gol di Ciocci a spese del Bari,
il quarto tonfo del Bologna a Roma sotto i colpi dei laziali Sosa e Riedler. Il terzo collasso esterno della Roma a Torino porta la firma di Romano. A Genova, primo giallo napoletano. Maradona ha mal di schiena, si barrica in casa e nella piscina di Marassi l'inusuale match, una via di mezzo fra football e pallanuoto, si conclude sull'1-1. Trentadue gol, ce n'è per tutti. Non si segna solo in Juve-Lazio. Sulla panchina biancazzurra c'è Zoff che viene accolto da trionfatore dal pubblico che tanto lo ha amato. Sei gol li segna l'Inter al Pisa, tornato se stesso dopo la partenza razzo. E Serena realizza una tripletta dopo un periodo di lunga astinenza. 6-3 è un risultato insolito per il nostro campionato. La Sampdoria con un Branca doppiettista vince per 4-1 sull'Atalanta. Il sostituto di Vialli fa sul serio, come il barese Gio Paolo, autore di due gol al Genoa, che incassa un secco 4-0. Per Bagnoli non è cosa di tutti i giorni. Vince per 3-0 la Roma su Lecce dell'ex giallorosso Boniek. Il Parma, con un Melli scatenato ed autore di un gol bellissimo, passa a Firenze per 3-2. Il Torino, in svantaggio a Cagliari per un autogol di Fusi, alla lunga rimonta e vince anche senza Mondonico, assente per un intervento chirurgico. A proposito di panchine, il professor Scoglio perde in casa col Cesena, gol di Ciocci, si ritrova ultimo e solo col suo Bologna e Corioni lo sostituisce con Radice. La partitissima Napoli-Milan finisce in pareggio e Gullit va in gol dopo 19 mesi. Il Napoli all'83esimo riapre momentaneamente il campionato, per sé e forse anche per gli altri, grazie ad un rigore di Tassotti su Crippa e dal solito freddo e preciso Maradona. Rigore discusso? Sembra proprio di no. Parliamone con il protagonista. Ma direi che mi ha sorpreso Tassotti, perché lui magari si aspettava che dietro c'era qualcuno, così mi stava avventando sulla palla. C'è stato il contatto, l'arbitro era lì vicino e ha decretato il rigore. Ma il Milan di Sacchi, che contesta, sbraita, in un certo senso aizza la tifoseria di fede rossonera, che si sfoga su carabinieri e sottostante pubblico. A proposito, 10 fermati, poi rilasciati, 20 tra contusi e feriti, sequestrate due bottiglie incendiarie ed un centinaio di oggetti contundenti. Questo Milan, dicevamo, proprio non meritava di perdere. Si dispone tatticamente bene in campo, concedendosi il lusso di regalare persino un donadoni agli avversari. Prende subito l'iniziativa e potrebbe anche imporsi se l'ex Galli non fosse attento su ogni incursione. Il Napoli non dispone del miglior Maradona, ma si difende bene con il libero improvvisato Venturin, con Ferrara e Baroni che imbavagliano Gullit e Van Basten, mentre Francini è l'ombra di Rijkaard. I più attivi oltre la metà campo sono incocciati da Lemao, che ha licenza di colpire ma che non sempre viene fermato proprio in maniera ortodossa. E Maradona fa quello che può e dopo una lunga inattività è già tanto. Sarà il secondo tempo a decidere, non cambia niente al rientro delle squadre in campo, perché quello che c'era da correggere Bigon lo aveva già fatto. Per l'infortunato Careca, che dovrà stare fermo 3 settimane, subentra lo spilungone Silenzi. Si gioca in 20 metri, gran lavoro sulle fasce dei milanisti. Il Napoli risponde con numeri di Maradona, ed è troppo poco, e poi con Alemão, che, lanciato a rete e saltato Pazzagli, ha solo problemi di Milan. Il gioco diventa più spigoloso anche perché resta una manciata di minuti per pareggiare. Si nervosisce Sacchi ed è sul punto di abbandonare la panchina. Lo convince solo l'insistenza di Bigon. Ne placherà l'ira la rete di Gullit, che non segnava dalla finale di Barcellona. Un gol che offre al Milan il giusto pareggio ed ancora il primato in classifica. Allora, questo gol Gullit ti libera e ti premia da tante cose, mi pare, no? No, pensavo che magari c'è stata un'altra gioia, no? Ero di più arrabbiato per il momento, no? Abbiamo meritato almeno un pareggio noi, no? Non ero felice per me stesso, no, ma per la squadra. E questo Milan che ancora non è a pieno regime, però continua a far punti, continua a essere la leader del campionato. Ma io, così se permetti, prego. Mi scappa anche così un sorriso, perché se il Milan non è in pieno regime... Sì, e gli altri, quando va forte. No, non questo, ma le altre che subiscano come sono? Una grande partita, secondo me, giocata da due splendide squadre. E fino allo 0-0 ci stava bene il pari, e dopo un po' meno.
un po' meno. Napoli che sta crescendo secondo Bigon, però qualche problema, alcuni uomini un po' fuori forma, lo stesso Maradona è un po' lontano, mi pare. Beh, ma è chiaro che Diego non può fare altro che migliorare con la continuità e la solidità negli allenamenti. Ma devo dire che purtroppo quest'anno in campionato la squadra arriva a un passo dalla vittoria, dai grandi traguardi, e poi c'è sempre quel piccolo scivolone che compromette il risultato pieno. Nella palude di San Siro il primo vero fatto traumatico del campionato. La Sampdoria batte i rossoneri del sole in testa, mentre la Juventus infligge un secco 4-2 all'Inter partendo da un rigore trasformato da Baggio dopo soli due minuti. Il raddoppio di Casiraghi, gol di Matteus, Schillaci, sì, proprio lui, De Agostini e Klinsmann dicono soprattutto una cosa: la Juventus, come l'Inter, è forte quando c'è da attaccare. I nerazzurri pagheranno in maniera molto salata le distrazioni difensive. Trapattoni cambierà formula avanzando Battistini a centrocampo ed impiegando Bergomi davanti a Zenga. Non arrabbiarsi, non ditelo ai milanisti. Il reverendo Pelé vede la Sampdoria conquistare il primato solitario, un primato storico, e Van Basten ricevere premi più per il passato che per il presente. Vincere a Milano era già capitato ai genovesi, ma vincere e scavalcare il Milan in testa alla classifica, mai. Campo infame, impostazione tattica quindi importante. Boskov, senza Vialli, Bonetti e Bjerkovud, può usufruire di Katanec, uomo ovunque, mentre Dossena chiude sulla fascia sinistra e Lombardo è il cursore sulla destra. Re Sereso, Pari e Mikhailchenko stanno in mezzo. Arrigo Sacchi è fra coloro che pagano e Galbiati si serve del telefono senza fili inventato da Ramaccioni per comunicare con lui. Gullit è in panchina con Evani, Agostini e Ancelotti in campo. Qualche bella occasione mancata sul fronte offensivo e poi l'olandese prende il posto di Donadoni che chiede la sostituzione per un malanno a Linguini. Dopo le occasioni del primo tempo il Milan nella ripresa si fa più lungo, riesce a sfruttare poco il gioco sulle ali e la Sampdoria imposta due o tre contropiedi pericolosi che mettono in difficoltà la difesa rossonera. Ma il gol di Sereso, con un palleggio fitto tutto di prima fra Katanec e Lombardo, sottolinea la salute della squadra di Bosco e il malessere dei rossoneri. Le mischie non servono a nulla, creano solo confusione. Né vale accusare l'arbitro di non avere cuore milanista. C'è qualche episodio poco edificante, Mikhailchenko se ne va per un antico acciacco, Boskov per una parola in olandese a Van Basten. Ancora qualche azione insidiosa con il caritatevole Mancini pronto a graziare Pazzagli, poi l'occasionissima del pareggio mancata da Gaudenzi. E mentre Baresi si arrabbia col comune, Van Basten non cerca molte scuse. Sì, adesso parliamo sempre di arbitri, di campo, ma penso che c'è il più colpo siamo noi stessi. Abbiamo creato un paio di occasioni, ma più che occasione facciamo sempre i nostri giochi fino a un certo punto e dopo combiniamo poco. Sampdoria, dopo moltissimi anni in testa alla classifica, Boskov finalmente ha il suo trionfo. Va bene, io penso è molto difficile dire trionfo mio o trionfo di Mantovani, perché io non metto dentro di una lira, Mantovani sì. La vittoria del Parma sulla Roma dice che i giallorossi fuori casa soffrono, ma soprattutto che con la fresca verve dei ragazzi di Scala molti dovranno fare i conti. Ferrara sblocca la partita del Napoli contro la Fiorentina. A Cesena l'arrivo del brasiliano Silas sembra aver cambiato le cose, ma sono i romagnoli a rischiare la sconfitta contro il Torino. Un autogol di Pulga mette KO il Cagliari a Pisa, mentre non ci sono reti né in Genoa a Bologna, Radice sulla panchina al posto di Scoglio, né in Lecce Atalanta. Raducioiu e Sosa sono gli autori dell'1-1 fra Lazio e Bari. Non ci sono grossi cambiamenti ai vertici della classifica. La Sampdoria batte il Pisa e tiene a bada gli inseguitori. Il Milan vince a Bergamo grazie alle prodezze di Van Basten e Massaro, che approfittano anche delle sbadataggini difensive dell'Atalanta. La Juventus passa a Bologna dove, mentre Baggio segna dagli 11 metri, Detari
si fa parare il rigore da Tacconi, che lo ha innervosito nei momenti di preparazione del tiro. A fine gara un brutto episodio fra Poli, che tira uno schiaffo a Schillaci, il quale, secondo i giornali, lo avrebbe minacciato dicendo «ti faccio sparare». Al quarto posto l'Inter, che batte con reti di Serena di testa e Matteus su rigore, la rivelazione Parma. Mamelli riesce a segnare un bel gol. Il Torino liquida il Lecce. La Roma dello scatenato Föller fa fuori il Cesena. La Lazio vince a Cagliari grazie a un'autorete di Festa. I sardi sono ultimi col Bologna. Sul quart'ultimo gradino la Fiorentina, che si fa strappare un punto in casa dal Genoa, che pareggia con Scurari al 90°. Bari-Napoli, 1-0 senza molte emozioni. Careca e Maradona non ci sono. Amici sportivi, buonasera. Dicono, se gli vengono i 5 minuti... Scompare dopo una crudele malattia Paolo Valenti, collega e uomo fra i più stimati ed apprezzati. A lui il mondo del calcio dedica un unico grande applauso. Schillaci si scatena, la Roma è ai suoi piedi. Vialli come Lazzaro resuscita in maniera definitiva a Napoli. Due tra i personaggi superstar della nona giornata. 5-0 della Juve su una Roma disarmante, nervosa. Maxi rissa in campo sotto gli occhi dell'arbitro Staffoggia. Fuori Giulio Cesar, Nela e Di Canio. Tre gol di Schillaci, il solito Baggio, un'autorete di Aldair ed il risultato è così confezionato. La Juve è seconda. La Sampdoria-Napoli strappa gol e applausi. All'1-0 di Incocciati rispondono con reti capolavoro Vialli e Mancini. Tutto sotto gli occhi di Maradona. Scontati o quasi gli altri risultati. Il pari fra Genoa e Torino, quello fra Lazio ed Atalanta, il 3-0 del Bologna sul Bari. Sale il Parma, Corsaro a Pisa, con Melli ed Osio nell'incontro che vede l'esordio in Serie A sulla via della perestroica attuata da Casarin del giovane arbitro Boggi. Il derby della Madonnina numero 210 è risolto dall'interista Berti a 5 minuti dalla conclusione. Salta di gioia già prima del derby Walter Zenga. Certo, per tutto il primo tempo deve fare qualche balzo straordinario per salvare il risultato. La squadra di Sacchi, anche se non ci sono Ancelotti, Donadoni e Gullit, riesce a schiacciare l'avversario davanti all'area di rigore e a creare parecchie occasioni da rete. Alla vigilia qualcuno aveva ipotizzato un derby a ruoli invertiti, ma in realtà non ci sono stati scambi di identità. Forse l'Inter inizialmente sbaglia partita, forse è il Milan a costringerla in difesa. I giovani, da Carbone a Stroppa, si comportano da veterani e Rijkaard è il perno rossonero. Qualche intenditore, conoscendo la bizzarria del calcio, sostiene con convinzione che se continua così vince l'Inter. Nella ripresa Trapattoni modifica la posizione di qualche uomo e spinge la squadra avanti. I milanisti calano di tono e i nerazzurri si presentano con Berti due volte davanti a Pazzagli. Dai e dai, la difesa tentenna e così al terzo tentativo Berti segna. A qualche rossonero la palla sembra fuori sul cross. Chi aveva ormai ritenuto lo 0-0 ineluttabile ci rimane male. Il Milan perde la seconda partita interna consecutiva. L'ultimo ad arrendersi è Rijkaard, che però manda fuori la palla del pareggio. Arrigo Sacchi, il prossimo anno Milan sempre in ritiro a Milanello oppure Lourdes? No, sempre a Milanello. Ecco, al di là di un pizzico di sfortuna e delle assenze importanti della sua squadra, il Milan non concretizza la sua gran mole di gioco, perché? Ma guarda, io leggevo proprio su un quotidiano sportivo che nel 90... dall'inizio del 90 fino a ieri la squadra che aveva segnato di più in Italia era il Milan. Dobbiamo sapere che abbiamo perso con dignità, abbiamo perso giocando una buona partita, adesso cercheremo di, nel prosieguo del campionato, di realizzare di più di quello che stiamo facendo ultimamente. Giovanni Trapattoni, nel primo tempo un Inter da chi l'ha visto, poi nella ripresa ha cambiato programma. Sì, in effetti abbiamo cambiato programma, metro. Ci siamo detti che era il modo sbagliato per condurre questo tipo di gara e questo derby. Direi che nel secondo tempo, migliorando e cambiando atteggiamento, nonostante doveva finire in parità, il risultato noi gol l'abbiamo fatto, quindi sulla nostra vittoria non si può eccepire.
L'Inter batte il Napoli e la vittoria permette alla squadra di Trapattoni di raggiungere la Sampdoria in vetta alla classifica. È Matteus a portare in vantaggio i nerazzurri, poi pareggia Carega in mischia e nascono molte discussioni in campo. Sembra tuttavia che i partenopei abbiano ripreso in mano la situazione, ma l'impetuosa squadra di Matteus Breme riesce a riacciuffare la vittoria con Serena grazie anche a una deviazione di Baroni. Da Genova, intanto, arriva la notizia della vittoria rossoblu nel derby della Lanterna dopo 12 anni di astinenza. Forse nessun'altra città come Genova riesce a esprimere immagini così fedeli alla propria natura come quelle del derby, una battaglia di colori e di striscioni che sfoga umori schietti e contraddittori ma che si ricompone nell'ironia. In campo il Genoa di Bagnoli mette assieme una disposizione tattica attenta a bloccare le fonti del gioco solitamente veloce e virtuoso della Samp e un pressing determinato e costante. Gli uomini di Boscov faticano a ragionare e si bloccano soprattutto a centrocampo, dove Bortolazzi e Onorati raccordano con rapidità difesa e attacco e ci provano anche direttamente. Il gol rossoblu traduce la semplicità e la destrezza dell'azione genoana. L'enfant du pays Eranio, messo in movimento da Aguilera, fa uno slalom comodo ma bello e coglie l'angolo più lontano. La Samp resta tramortita e non riesce a trovare l'intesa consueta soprattutto dal centrocampo in avanti, sacrificato Pari su Aguilera, preoccupato Lombardo da Branco, imbrigliati Mikhailichenko e Katanets, bloccati Mancini e Vialli da Caricola e Torrente. Il Genoa invece muove le sue pedine con grande scioltezza e sfiora un paio di volte il raddoppio. L'agilità di Aguilera e la potenza di Sculavi, soprattutto di testa, tengono allerta la difesa doriana che non sembra troppo sicura. In apertura di ripresa arriva il pareggio su rigore, l'intervento è di Braglia su Mancini e Vialli che ai rigori contro il Genoa è abbonato fa centro. È il momento migliore per la Samp che in un paio di occasioni sfiora il colpo del KO e appare più determinata e decisa a vincere. Ma verso la mezz'ora la situazione ritorna a quella del primo tempo, Genoa più pericoloso in avanti con gli schemi del contropiede e difesa doriana in difficoltà. Così il colpo del KO lo mette a segno il Genoa con una punizione al fulmicotone di Branco, un pezzo di bravura che da queste parti non si vedeva da tempo. Fa molto male al cuore perdere un derby? Male al cuore. Purtroppo la nostra imbattibilità è venuta meno contro i cugini, e quindi chiaramente ai nostri tifosi dispiace molto, come dispiace noi. Però nella giornata negativa le squadre che ci seguivano hanno perso anche loro, quindi l'unica che ha vinto è stato l'Inter, ci ha raggiunto, siamo ancora prima in classifica, quindi non tutto proprio ci è caduto addosso. Domanda probabilmente banale, ma quando uno fa un gol nel derby, che cosa fa dentro? Ma poi per un genovese credo che sia il massimo. Poi il primo gol in Serie A per me non poteva venire di meglio che nel derby, quando ero capitano. E la giornata della rivolta delle squadre umili. Il Bari con Soda e un autogol di De Marchi infligge un secco 2-0 alla Juventus. Di routine sono la vittoria del Parma sul Cagliari che proietta gli uomini di Scala al quarto posto. Sullo stesso gradino del Milan che pareggia al 90° con Maldini a Torino, dove Granata erano andati in vantaggio con Lentini. La Roma stravince contro il Bologna di Radice. L'Atalanta batte con un rigore di Evair il Pisa. Il Lecce strappa 1-0 a Firenze, mentre Cesena e Lazio pareggiano 1-1. A Bologna calcio come ai vecchi tempi. Metteteci anche Gullit e Rijkaard e per il Milan è un gioco da Milan. Superare la Samp per 2-0 dopo l'1-1 dell'andata ed alzare al cielo la Supercoppa europea, ennesimo trofeo della gestione Sacchi. Campionato. Che fatica però per il Milan in 11 contro 9 piegare sul fango del Meazza a un coriaceo Lecce. Espulsi Granante Moriero, il colpo di testa vincente di Rijkaard giunge nelle battute finali. Davanti quello che in principio era un trio e rimane tale, Sampdoria, Inter e Juventus. Al Delle Alpi Baggio contro il suo passato, cioè la Fiorentina, e contro un Orlando che scuote i bianconeri dopo 9 minuti. Rimedia Angelo Alessio, umile gregario fra tante stelle. La Samp poco si concede in trasferta, mai battuta. Prezioso il punto colto a Cagliari. A Bari 1-1 disegnato da Zuccate,
quella di Maccoppi e la successiva di Serena. Primo gol di Kubilay Türkılmaz con la maglia del Bologna. Lo segna il turco elvetico dalla parlata ticinese contro l'Atalanta al Dallara. Il match termina 1-1. Fucilata su punizione di Branco in Genoa-Parma 2-1. Napoli-Torino, ovvero tutto in 10 minuti. Maradona su rigore, poi Bresciani ed Incocciati. Gol bellissimo ma quasi inutile di Ciocci per il Cesena-Pisa. 3-2 per i nerazzurri che rimontano il doppio svantaggio con una tripletta di Padovano. Chiusura per Lazio-Roma. Oltre 2 miliardi l'incasso dell'Olimpico per un derby aperto da Föller su rigore e chiuso da Ruben Sosa. Il maltempo mette a nudo i problemi dei nostri stadi. Sampdoria-Roma e il derby torinese vengono rinviate per la pioggia e per la neve. Il Milan è a Tokyo per la Coppa Intercontinentale e salta la partita col Pisa. Nei recuperi la Juventus si farà strappare il pareggio dal Torino. La Sampdoria strapazzerà la Roma, mentre il Milan vincerà di misura sui toscani. È una giornata monca, comunque, e le partite che si giocano regolarmente non mostrano spettacoli eccezionali. Turno favorevole all'Inter che resta sola al comando, anche se la classifica è bugiarda. I nerazzurri passano a vele spiegate a Cesena, mentre il Lecce batte il Cagliari con reti di Marino e Virdis, inchiodandolo sul fondo della classifica. Per il resto, tutti pareggi. Il Napoli fa 0-0 a Bergamo. Parma e Bologna si dividono i punti nel derby emiliano. Giopaolo e Buso sono i marcatori nella sfida fra Fiorentina e Bari, mentre nella palude dell'Olimpico il Genoa raggiunge con Ruotolo la Lazio andata in vantaggio con un rigore di Riedler. E Zoff viene ribattezzato Mister X. Il potere talvolta logora chi lo detiene. E nel caso specifico del nostro campionato ci riferiamo alle prime quattro: Inter, Juventus, Sampdoria e Milan. Impattano tutte e nessuna può recriminare per quel punto eventualmente perduto. L'Inter sulle zone del Meazza rischia grosso contro la Fiorentina che passa in vantaggio con un calcio piazzato di Fuser. Toccherà a Matteus dal dischetto definire l'1-1 prenatalizio. Fiorentina che rimane in 10, espulso Orlando, Lazzaroni si agita troppo e viene allontanato dal campo. La Juventus si fa rimontare da un Cagliari che, ultimo a chiudere la graduatoria, dimostra ad onta dei 6 soli punti racimolati qualità e tecnica da vendere. Di Canio Marocchi per il 2-0 bianconero e poi Cornacchi e Capioli per il 2-2 dei rossoblù. 0-0 del Milan, fresco campione del mondo all'Olimpico contro la Roma, ed 1-1 in quel di Bari per la Samp. Lombardo, prima rete stagionale, Raducioiu nel tabellino dei marcatori. Il Parma raggiunge il Milan superando con il gioiellino Melli l'Atalanta. Il Genoa strapazza un Cesena 4-1 che continua a mettere in mostra le spiccate doti realizzative di Ciocci. Il Pisa supera il Torino per 2-0, Padovano Piovanelli. Martin Vasquez fallisce un rigore. 2-1 del Napoli sulla Lazio con zampata di Carega, mentre il Lecce a Bologna va in vantaggio con Morello e poi fa autogol con Aleinikov. Il 1990 si chiude con due grandi sfide. A San Siro la classicissima fra Milan e Juventus viene decisa da una bomba di Ancelotti e dal bis di Gullit in contropiede. A Genova l'Inter perde contro la Sampdoria. I blucerchiati intuiscono di poter andare lontano. In un clima pieno di brume più padane che genovesi, Sampdoria e Inter si scrollano subito di dosso i condizionamenti dei confronti tra nazionali, dei duelli e delle cabale e offrono un primo tempo a livelli davvero da primato per qualità e quantità di gioco. Il gol di Vialli, dopo appena 23 secondi, dà una brutta mazzata all'Inter e illustra esemplarmente lo schema guida della Samp. Lanci lunghi a scavalcare il centrocampo per le incursioni di Lombardo a destra, Mancini a sinistra e soprattutto Vialli, che svaria su tutti i fronti con grande recupero di personalità. La reazione interista, affidata a iniziative di Berti e Klinsmann,
Non argina affatto la velocità doriana e Zenga deve fare i miracoli soprattutto su Mancini, arrabbiandosi molto con una difesa in difficoltà. La zona mista di Trappattoni vacilla, Mandorlini, Paganini e Bergomi faticano a sincronizzare le marcature e i tedeschi, soprattutto Matteus, appaiono imbrigliati bene da Lombardo, Pari e Catanez. Sul finale grande tensione, dopo un gol annullato a Vialli per un fallo su Paganin, Mikhailichenko, dopo un atterramento in aria, si fa espellere per una manata a Bergomi e subito dopo l'Inter sfiora il pareggio con Battistini, l'unico a spingere col necessario dinamismo. Il pareggio arriva comunque in inizio di ripresa, a Pagliuca riesce un primo miracolo su Berti ma non il secondo. La Samp, che in 10 rischia giocando senza libero, è in difficoltà e l'Inter, con la partita in pugno, sfiora più volte il gol del vantaggio. Ma verso la mezz'ora i nerazzurri si risiedono e Vialli risuona la carica, per la verità senza troppa fortuna. I 10 minuti finali premiano comunque l'ostinazione della Samp, che riesce addirittura ad andare in gol in contropiede. Sull'incursione di Lombardo, Paganin regala un rigore che Vialli trasforma con grande sicurezza. Da una imperiosa avanzata di Vierkud arriva la palla d'oro che il gioiello Mancini non sbaglia. Ha la grande qualità di gioco che in questo momento state facendo, forse il segreto sta in questo ritmo frenetico che imponete agli avversari? Sì, ultimamente ha avuto un calo fisico, perciò queste cose non si potevano fare. Oggi invece la squadra stava bene fisicamente, infatti anche in 10 siamo riusciti a mettere sotto quest'Inter, che è una grossissima squadra. Trapattoni, dopo il gol del pareggio sembrava che l'Inter avesse in mano la partita, invece? Beh, invece mi sembra che poi alla fine sia affiorata un po' la stanchezza, l'eccessiva voglia di vincere e ci ha portato a concedere un paio di contropiedi o spazi alla Samp. E su uno di questi contropiedi abbiamo commesso il fallo di mano, appunto rigore, che poi mi avviso ha chiuso la partita. La Sampdoria dove ha vinto questa partita? Ha vinto questa partita con carattere, con grinta, con voglia, anche ha vinto con grande rischio, perché secondo tempo abbiamo cambiato nostra formazione in difesa, vuol dire senza libero, e dietro di loro era solo Pagliuca. Però che puoi fare? O si deve giocare per vincere, o se perde, perde. Che possiamo fare? Luca, un brutto Natale, però un grande capodanno. Calcisticamente parlando, Natale non è stato granché, però in famiglia io perlomeno l'ho trascorso molto serenamente. E per quanto riguarda la partita di oggi, direi che questo è il calcio che si deve giocare, perché c'è stata anche. Ci sono stati anche dei momenti agonisticamente molto belli, però la partita è stata combattutissima, direi giocata con la massima lealtà. Sul fondo la situazione è fluida. Un'incertezza di Braglia consente al Cagliari di beffare il Genoa e di acciuffare il Bologna battuto da un gol di Fuser a Firenze. Movimentato il pareggio del Bari a Lecce a 3 minuti dalla fine con Soda, mentre a Bergamo la Roma rimonta 2 gol all'Atalanta. Il rientrante portiere giallorosso Cervone pare in difficoltà. Tuttavia Giannini è autore del gol del 2-2. 3 gli 0-0. Noioso quello di Cesena, ospite il Napoli. C'è solo il brivido dell'espulsione di Ferrara. All'Olimpico, invece, i laziali colpiscono ripetutamente i legni. Piena di rudezze la sfida tra Parma e Torino. Anno nuovo, vecchia capolista. E l'Inter, che soffre oltremodo un Genoa plasmato di immagine e somiglianza da Osvaldo Bagnoli. A San Siro sblocca la partita Lothar Matthäus su rigore, il quinto in questo torneo. Poi i rossoblù hanno più opportunità per impattare, ma Klinsmann sfrutta un errore di Caricola e fa il 2-0. Delizioso, ma fine a se stesso, il pallonetto di Aranio per il 2-1. Il Napoli a Torino lascia sul campo le ultime virtuali possibilità di rimanere ancorato ai vertici della classifica. Galli, in applicazione alle nuove norme, viene espulso dopo il contatto con Giulio Cesar. Il Napoli finisce il 9 per il cartellino rosso affibbiato da Baldas a Crippa e la Juve realizza l'1-0 con Casiraghi a 4 minuti dalla fine. A Marassi, scomodo stop della Samp ad opera del Torino. La Sampdoria, attesa alla fuga decisiva del campionato, è stata fermata da un Torino molto tonico e disposto ottimamente in campo.
I Granata bloccano la difesa con marcature decise e soprattutto prendono possesso del centrocampo, dove Sordo Romano e Fusi e spesso il libero Cravero ordiscono con sveltezza il contropiede per Bresciani, uno di quei centravanti che Vierkvoud non ama, appoggiato dal velocissimo Lentini. La Samp sente molto l'assenza di Mikhailichenko e solo Lombardo riesce a imprimere le accelerazioni necessarie, ma i lanci lunghi e i cross insistiti non trovano Vialli e Mancini nella migliore giornata. Proprio sull'asse Lentini-Bresciani nasce il contropiede all'origine del rigore che porta in vantaggio il Torino. Lo stesso Bresciani trasforma con grande freddezza. La reazione doriana è forte ma non sufficientemente ragionata. La difesa bucerchiata si trova spesso scoperta e Pagliuca deve dare il meglio di sé per evitare il raddoppio. Nella ripresa il cliché si ripete, ma la Samp preme decisamente e per lunghi tratti è un vero e proprio assedio. Alla precipitazione e agli schemi spesso prevedibili si aggiunge anche indubbiamente la sfortuna. Le occasioni più belle capitano a Roberto Mancini e poi a Branca, subentrato a Pellegrini, ma il Torino, asserragliato in area e con un Tancredi dei tempi d'oro, riesce a evitare il gol un po' in tutte le maniere. E ogni volta che si riporta in avanti fa capire di poter raddoppiare, come succede infatti a pochi minuti dalla fine, ancora con il duo Lentini-Bresciani. Il finale è tumultuoso. Un rigore concesso alla Samp e trasformato da Vialli provoca una mischia nella rete torinista e l'arbitro espelle Benedetti e Mancini, ma quest'ultimo non ci sta e grida la sua innocenza. L'ultimo arrembaggio è addirittura di Pagliuca, ma sul suo colpo di testa la palla carambola sul palo ed esce. Negli spogliatoi si vede poca gente e soprattutto non si vede proprio Mondonico. Tancredi e il Torino ritrovato, cos'era successo? Ma avevamo avuto così un paio di risultati negativi e stavamo giocando bene, vedi la partita con la Milan e con la Juventus. Poi siamo incappati in un incidente di percorso a Pisa dove abbiamo giocato malissimo, e sono piovute le prime critiche e questa squadra ha faticato un pochino a ritrovarsi. Per fortuna sono venute le vacanze, così abbiamo ritrovato quella unità di intenti e soprattutto gli obiettivi che ci siamo prefissi, cioè quello di fare un campionato tranquillo di medio-alta classifica. Grande cuore della Sampdoria ma anche molto nervosismo, come mai Roberto? Beh, quando la palla non entra, soprattutto se schiacci l'avversario nella propria area e non riesci a far gol, è chiaro che ti subentra un po' il nervosismo. Che sono vantaggi e svantaggi di chi comunque gioca sempre in pressing per vincere? Sì, beh, è normale questo. Poi ci sono delle partite che sei fortunate e altre sfortunate. Bologna-Milan è 1-1 con Gullit e Türkılmaz, così come Fiorentina-Lazio, Sosa ed autorete di Bergodi. 0-0 tra Parma-Lecce e Roma-Cagliari. L'Atalanta supera agevolmente uno spento Cesena. Il Bari fa altrettanto con il Pisa. La vittoria a son di gol della Juventus a Pisa 5-1, mentre l'Inter fa 0-0 a Roma con la Lazio, dà l'illusione ai bianconeri di poter correre per lo scudetto. Casiraghi, con 3 reti, e Baggio, con 2, sono i cannonieri della giornata. Bianconeri e nerazzurri sono appaiati in testa alla classifica. Ma il Milan, che batte il Bari grazie a un gran gol di Gullit e a un'autorete di Brambati, e soprattutto il Parma, vittoriosa Cesena con una prodezza di Brolin, si candidano per l'alta classifica. La seconda sconfitta consecutiva della Sampdoria, stavolta a Lecce, gol di Pasculli, fa pensare che i blucerchiati abbiano mollato, come al solito, sul più bello. Per il resto tutti pareggi, senza reti quello fra Cagliari e Bologna che lasciano in coda solo il Cesena. A Torino invece finisce 1-1 con reti di Bresciani e Salvatori. La Fiorentina prende una boccata d'ossigeno. A Napoli Bianchi torna da nemico dopo le vittorie dei tempi felici. Va in vantaggio la squadra azzurra con Zola, ispirato da Incocciati. Il pareggio è di Salsa. Sabato 19 gennaio si spegne a Roma Dino Viola, stroncato da un male incurabile. Aveva 75 anni, presidente del club giallorosso dal 1979, l'ingegnere dello scudetto viene ricordato così dalla grande folla dell'Olimpico. Si assegna il platonico ma non tanto titolo di campione d'inverno. Ad aggiudicarselo è l'Inter, che strapazza il Lecce a San Siro, 5-0. Breme, Matteus, una doppietta, Pizzi e Klinsmann nello scorno. Trapattoni a metà tricolore, cucito sul petto. Bisogna essere comunque sempre realisti
e così essere consapevoli che il girone di ritorno entra in una fase importantissima. Alle spalle dei nerazzurri ecco la coppia Juventus e Parma. La Juve va in tilt delle Alpi contro il Genoa, nonostante una gara tutta d'attacco. Quanti errori! Rete decisiva di Skouravi nel primo tempo. Il Parma è la grande rivelazione del torneo. Stende al Tardini un Milan in crisi di gioco e di fiato. Melli doppietta nel primo tempo. 10 gol sono tantissimi, poi sono stati fatti 9 su azioni e soltanto uno su rigore. Però la cosa più bella è vedere questo Parma riuscire a mettere sotto e a stravincere contro i campioni del mondo. Notari Stefano all'89esimo regala il successo del Bologna che inguaia il Napoli. Maradona tocca 4 palloni, il resto lo fa Cusin. La Samp non va oltre l'1-1 Marassi contro la Lazio. Vialli e poi Sosa su calcio di punizione. Quaterna del Bari al San Nicola su un deconcentrato Cagliari. Doppietta di Orlando a Firenze. Il Cesena perde pezzi e punti. Torino, Corsaro a Bergamo dove Mondonico vince la partita con un altro ex, Bresciani. Ed infine una Roma frastornata si lascia strapazzare all'Olimpico dai pisani Larsen e Lucarelli. Dopo i recuperi la classifica del girone d'andata è la seguente. Inter punti 24, campione d'inverno. Milan 23, Juventus, Parma e Sampdoria 22, Genoa e Torino 19, Bari e Lazio 17, Fiorentina 16, Roma, Napoli, Lecce ed Atalanta 15, Pisa 14, Bologna 12, Cagliari 10, Cesena 9. Brutto passo falso dell'Inter contro il Cagliari. In vantaggio con Klinsmann, i nerazzurri si fanno raggiungere in casa da Cappioli a 3 minuti dalla fine. E così la Sampdoria che vince a Cesena con un gol di Branca, mentre Mancini è in tribuna e Vialli sfoggia l'orecchino porta fortuna, fa un passo importante mettendosi alle spalle dei milanesi. Nel Cesena l'arrivo in panchina del patriarca Lucchi non dà risultati positivi. Sulla seconda poltrona sono attestati 2 altri inquilini. Il primo è il Milan che segna a Genova grazie a un errore della difesa rossoblù sfruttato da Massaro. Ma poi si fa raggiungere da Aguilera su rigore per un intervento bizzarro di Pazzagli. C'è poi la Juventus che nella partita più attesa della giornata fa a pezzi il Parma rivelazione. 5-0 con Baggio nella veste del mattatore. Sembra ancora una squadra destinata a grandi traguardi, quella bianconera. In coda, a parte il Cagliari, riprende quota il Bologna che acciuffa con Turchilmaz e Cabrini un prezioso pareggio partendo dallo 0-2 siglato per i pisani da Padovano e Neri. Il Pisa delle primissime giornate non esiste più. Adesso lotta per salvarsi come l'Atalanta che becca 4 gol dal brillante Bari che ha in Colombo l'autore di una doppietta. La società nerazzurra licenzierà l'allenatore Frosio. Il Lecce mette nei guai il Napoli in vantaggio 2 volte con Incocciati e Careca al San Paolo. Prima Pasculli e poi Virdis dal dischetto entrambi riequilibrano la partita. Il primo fallo c'era su Morello? Ma io dico la verità, non ho neanche sfiorato, però purtroppo oggi l'arbitro ha visto in questo modo entrambi i casi e ci ha punito al di là della grande prestazione che avevamo fatto e del risultato che avevamo acquisito a tutti i costi. E dopo le parole di Corradini passiamo all'1-1 di Fiorentina-Roma firmato da Buso e Salzano. La famiglia Viola si accinge a passare la mano. Una doppietta di Pin permette alla Lazio di battere il Torino. Il fattore campo ha il suo peso, come dimostrano i risultati di questa 19esima giornata. 4 vittorie interne e 5 pareggi. Una giornata per così dire interlocutoria. Parrebbe, ma non lo è. Infatti in testa si forma un trio, Inter, Milan e Sampdoria. I nerazzurri pareggiano senza gloria a Bologna e perdono Ferri per 3 giornate a seguito della espulsione rimediata nel finale. Il Milan inventa ancora Massara o goleador in compagnia di Van Basten, detta il 2-0 al Cesena.
Branca, quinto centro stagionale, regala a 3 minuti dalla fine con questa incornata il successo sulla Fiorentina rimasta in 10 per l'espulsione di Fuser. La Juventus, che segue ad un punto le tre damigelle, pareggia a Bergamo. Giorgi ha sostituito Frosio sulla panchina dell'Atalanta. Baggio stampa sulla traversa il pallone del possibile vantaggio, poi esce e la luce si spegne. A Cagliari il Napoli propone le magie di Zola in assenza di Maradona. È il piccolo sardo che nella sua terra pareggia il vantaggio iniziale di Cornacchia. La Roma coglie il sesto successo interno superando per 3-1 il Genoa, privo della colonna Signorini. Föller ritorna al gol dopo 2 mesi. Pari fra Lecce e Pisa 1-1 e fra Parma e Lazio 0-0. Continua a collezionare sconfitte il Bari formato esterno. 4 gol dal Torino con doppietta di Bresciani. Un turno di transizione. In vetta Inter e Sampdoria restano appaiate. I nerazzurri vincono contro il Torino grazie a Klinsmann, mentre la Sampdoria passa a Bologna. Dal gol di Katanec prende avvio un largo successo blucerchiato, 3-0. Per il Milan 1-0 a Firenze, la squadra di Sacchi così viene raggiunta sul terzo gradino dalla Juventus che rifila un secco 3-0 al Cesena. Il Napoli recupera Maradona e i suoi gol. Delle 4 reti al Parma però 3 vengono realizzate dal dischetto, 2 da Diego e 1 da Careca. La squadra partenopea risale la china ed è a mezza classifica. La paura della retrocessione sembra allontanarsi. Intanto grazie a una prodezza di Nela la Roma vince a Bari ed è in vista della zona UEFA dove la Lazio è in buona posizione dopo la vittoria sul Lecce. Non è facile per il Genoa piegare la resistenza del Pisa, ma alla fine è 4-2. I toscani precipitano e l'Atalanta riprende quota pareggiando a Cagliari. Al gol di Caniggia risponde Matteoli. Si segna di più rispetto ad un anno fa. 24 le reti di questa 21esima giornata che propone al vertice della classifica la Sampdoria. L'1-0 alla Juve infatti vuol dire primato. La sfida scudetto tra Samp e Juve si risolve su rigore ma non risparmia scampoli di grande gioco e non delude. L'equilibrio sostanziale è dimostrato dalle poche parate dei due portieri, ma gli sviluppi tattici sotto gli occhi del commissario tecnico Vicini, che ha sfidato la contestazione doriana per vedere all'opera i nazionali convocati o meno, sono appassionanti quanto i duelli tanto attesi, soprattutto tra Mancini e Vialli da una parte e Casiraghi e Schillaci dall'altra. La Juve parte di volata con uno schieramento molto aperto e quasi spregiudicato, difesa in linea e pressing implacabile. La Samp, privata all'ultimo momento di Katanec per un banale infortunio nel prepartita, si affida a Vierkovod su Schillaci, Mannini su Casiraghi e Pari su Baggio per arginare gli attacchi bianconeri, mentre Essler mette a dura prova Invernizzi. Dopo un quarto d'ora la furia juventina si placa e Boskov sposta Dossena in posizione centrale arretrando Mikhailichenko. Si trova così un equilibrio che solo gli spunti dei fuoriclasse potrebbero intaccare. Poco dopo la mezz'ora ci prova Mancini, che invoca il rigore per un contrasto sospetto con Julio Cesar, ma Amendolia non fa una piega. La ripresa si apre con un episodio analogo. Mancini, contrastato da Galia, cade e questa volta l'arbitro indica il dischetto. È l'episodio decisivo. Vialli non si fa ingannare dai tentativi di tacconi per innervosirlo e segna il gol determinante. Per lui l'11° in 13 partite. Trafolate offensive che portano spesso le punte vicine al gol su entrambi i fronti, si crea un altro episodio sospetto in area, questa volta su Schillaci, che cade in maniera dubbia. Gli ingressi di Corini e di Di Canio non servono a una Juve un po' spenta nel finale, dove Baggio si vede sempre di meno. In ogni caso c'è sempre Pagliuca a salvare il risultato. Negli spogliatoi il fatto di maggior rilievo è la misteriosa assenza di Bosco. Mi feri di arrabbiato, al di là del gioco c'è un rigore che fa discutere, no? Ma è inutile adesso andare ad attaccarsi a questo, io penso proprio di sì, anche perché se vogliamo vedere ce n'era un altro subito dopo su Schillaci che sarà evidenziato, ma ormai la cosa è fatta, è inutile star lì andare a piangere su queste cose. Diciamo che fortunatamente per me ho visto una squadra in salute, una squadra che sa veramente fare del buon gioco e questo è confortante. Adesso vi sentite più forti dentro e avete meno fretta di chiudere le partite, è vero o no? Sì, questo è vero, direi che abbiamo trovato
la coscienza giusta di non buttarci allo sbaraglio come si faceva gli anni scorsi, perché poi a volte capitava anche di perdere le partite che non meritavi, per cui direi che oggi la Sampdoria ha trovato anche la saggezza giusta per vincere questa partita, però adesso il cammino si fa sempre più difficile, aspettiamo queste prossime partite e poi vedremo. L'Inter all'Olimpico, su di un terreno al limite della praticabilità, si illude con Berti ed è raggiunta nel finale da Rizzitelli sugli sviluppi di una caotica azione in area che vede involontario protagonista anche l'arbitro Cinci Ripini. Si fa sotto il Milan, 3-1 chiaro ed inequivocabile alla Lazio. Van Basten, Massaro, ancora lui, Gullit e Troglio i marcatori. Si fa male Baresi, messo incredibilmente fuori causa da Pazzagli. A Pisa Maradona gioca con il 9, lasciando la maglia numero 10 a Zola. Un Napoli però spuntato trova il suo goleador Ferrara. Pareggia Padovano. Eranio e Scuravi disegnano il tabellino di Lecce Genoa 0-3. I rossoblù respirano aria d'Europa. Ciocci ed Orlando è una dote saper calciare e segnare rigori. Inutile quello realizzato dal Viola a Bergamo 2-1 per l'ex Giorgi. Fondamentali quelli trasformati dal Cesenate contro il Cagliari. Doppietta di Bresciani che si unisce a Matteus e Soci al comando della classifica del gol in Toro Bologna 4-1. Una sfortunata combinazione dei baresi Cucchi e Brambati lascia sempre il Parma a ridosso delle grandi. Con un gol di Mancini fuori tempo massimo, la Sampdoria batte il Parma e mantiene le distanze dall'Inter che contro l'Atalanta inizialmente soffre un po'. Segna infatti Stromberg e dopo il pareggio di Stringara si scatena Jürgen Klinsmann, autore di un gol eccezionale in acrobazia. Il tedesco salta con 12 reti in testa alla classifica dei cannonieri. A Cagliari il Milan va in vantaggio con Maldini e si fa raggiungere dai rossoblù di Matteoli che si rimettono in sesto e acquistano morale. La Juventus si fa bloccare in casa dal Lecce. Le difficoltà dell'attacco bianconero e di Schillaci in particolare sono le cause dell'addio allo scudetto. È anche la grande giornata del calcio romano che fa il pieno. I giallorossi mettono sotto il Torino con Aldair e Fellah. Si comincia a riparlare di zona UEFA, il nuovo assetto difensivo con Nela libero dà frutti concreti. La Lazio è più vicina all'obiettivo europeo grazie al successo di Bologna dove Ridley e Sosa vanno in gol. La squadra di Zoff attraversa davvero un buon momento e Troglio si è reinserito. In retroguardia il Pisa viene strapazzato dalla Fiorentina, 4 gol come all'andata. Buso, Orlando, Fuser e Borgonovo sono i mattatori. Gli uomini di Lazzaroni riprendono quota e si allontanano dalla zona pericolosa. Anche Napoli e Bari se la cavano, ma di misura, lasciando così i bassi fondi. Per i pugliesi segna Terracenere, mentre gli azzurri partenopei hanno in Zola il risolutore della partita col Genoa. La signora, intesa come Juventus, si allontana dallo scudetto. È sconfitta per 1-0 a Roma dalla Lazio dell'ex Zoff. Tempi duri per Maifredi. L'avvocato Agnelli sbotta così. La crisi dei risultati è quasi sempre conseguenza di crisi di gioco. L'Inter, gol vincente a Pisa, segnato da Nicola Berti, riagguanta in vetta la Sampdoria che oltre l'1-1 a Bergamo non va. Felicino Catanez fa 1-0, ma l'orgoglio dei bergamaschi sfocia nel pareggio meritato di Caniggia. Milan-Napoli a San Siro. Un anno fa, in palio, c'era lo scudetto. Maradona gioca per un'ora e poi esce. Un'autorete di Ferrara apre le porte alla goleada del Milan, rifinita da Gullit, da Rijkaard e Donadoni, che segna all'amico ed ex compagno Giovanni Galli il suo primo gol in campionato. Incocciati, un altro ex non può comunque alleviare la ferita. Cesena, Torino e Lecce, passati in svantaggio, riescono a rimontare e qualcuna vince. Il Cesena, 3-2 al Bologna, rimane fanalino di coda del torneo. Il Toro si fa sorprendere da Francescoli, ma poi rimedia con Policano l'1-1 che sta bene anche al Cagliari. Il Lecce, colpito da Muzzi, argina una straripante Roma con Pasculli a segno su rigore. Minotti inchioda la Fiorentina Parma e il trio Aguilera, Scuravi e Branco non perdona il Bari a Marassi.
svolta decisiva nella corsa allo scudetto. L'Inter, senza Brehme e Klinsmann, grazie ai gol di Matteus e Battistini, mette KO a San Siro, una Juventus in difficoltà. I bianconeri vengono superati dal Genoa vittorioso a Bologna. Aguilera mette a segno 3 gol. L'Inter è in testa a braccetto con la Sampdoria, che elimina un avversario sin troppo impegnato psicologicamente con la Coppa. E il Milan, battuto a Marassi nettamente dopo la brutta partita disputata contro l'Olympique Marsiglia a San Siro. La partita scudetto tra Sampdoria e Milan, dirotta al Ferraris di Genova, finalmente stracolmo, l'avvocato Gianni Agnelli, che rinuncia alla platea di San Siro, dove la sua Juve gioca le ultime chance contro l'Inter, per la primavera della Riviera, ma anche per i gioielli doriani, in particolare Mancini, sogni neppure troppo segreti di Agnelli, cui Mantovani ha sempre detto di no. L'avvocato non resterà deluso. La Samp di Varsavia è già dimenticata, il Milan mortificato dall'Olympique Marsiglia no. Boskov una volta tanto bluffa e manda in campo a sorpresa Invernizzi al posto di Mikhailichenko. Dossena contiene bene l'altro uomo sorpresa della partita, Stroppa, che gioca al posto di Ancelotti. E da regista arretrato diventa padrone della partita. Mancini e Vialli filano velocissimi nella difesa rossonera. Il rientro di Baresi non basta a dare efficienza adeguata al reparto. Il Milan appare poco concentrato e determinato, l'esatto opposto della Samp. Lombardo salta volentieri Maldini, difensori e centrocampisti bucerchiati si inseriscono frequentemente. Sull'altro fronte solo Gullit corre e si batte con grinta, ma Van Basten collabora poco, oltretutto ha a che fare con Vjertovod. Arrigo Sacchi è molto preoccupato e si vede. La voglia di scudetto della Samp si concretizza nella ripresa dopo altre folate di Mancini e compagni. È proprio il gemello che forse rappresenta con maggiore forza la nuova frontiera doriana a procurarsi il calcio di rigore che Vialli trasforma senza incertezze. Il Milan ha un lampo di orgoglio subito dopo, ma l'arbitro Delia, dopo qualche attimo di riflessione, decide che il gol di Gullit è da annullare per un fallo sul portiere Pagliuca in uscita. Poi c'è spazio solo per il contropiede blucerchiato, che va a nozze contro un Milan disorientato e senza fantasia. Il gol di Mancini, che su lancio di Lombardo approfitta di un velo di Katanez e gioca col pallone come se giocasse a biliardo, è di quelli da incorniciare. E la festa per Bobby Goal è di quelle da ricordare. Se la Samp continua così, ha tutta l'aria di diventare storica. Dossena, Milan messo sotto e strada spianata verso una classifica che si fa sempre più favorevole. Purtroppo per noi mancano ancora 10 giornate. Noi in teoria adesso abbiamo uno scontro diretto che è con l'Inter. Certo che dovessimo continuare in questa maniera, insomma, ce ne saranno delle belle. Samp sicuramente sta facendo un buon campionato, però forse oggi il Milan era sottotono. Franco Baresi, qualcuno vuol così collegare la partita col Marsiglia a questa, cioè un momento no per il Milan? Ogni partita è storia a sé, quindi oggi dopo l'1-0 è chiaro che la partita è quasi finita, loro hanno trovato gli spazi, sul 2-0 credo che ci sia stata più partita. Nella lotta per sopravvivere lo spareggio fra Cagliari e Pisa viene vinto dai sardi che acciuffano i toscani. E Fonseca a siglare il gol della vittoria rossoblu dopo l'1-2 di Cornacchia e Bosco. Va male il Lecce, sconfitto dall'Atalanta di Giorgi, ormai tiratasi fuori dalla mischia. La Roma è costretta a inseguire il Parma in vantaggio con Brolin. Il pareggio è di Di Mauro. Si fa sotto così il Torino per la zona UEFA, mentre senza reti finiscono Bari-Lazio e Fiorentina-Napoli. Altalena in testa alla classifica, ma nessuno produce lo sforzo decisivo. Eppure, da come la Sampdoria passa a Pisa, dubbi in proposito potrebbero non esserci. Nel sonnacchioso ma spigoloso primo tempo, l'impressione è che siano sempre i blucerchiati a poter disporre del risultato. Il Pisa di Luca Giannini ha infatti la sfortuna e il demerito di fallire 2 occasioni, con Padovano e Simeone, ed è prevedibile che al primo cambio di ritmo della squadra di Bosco debba soccombere. Il gol annullato a Mancini per sfondamento di Vialli su Lucarelli fa intuire che proprio sui calci da fermo possano nascere gli episodi determinanti. A crearli nella ripresa è sempre Mancini, a sfruttarli prima il tempista Mannini, poi l'astuto Vialli, da stasera capocannoniere con 13 reti, di cui 4 su rigore.
Stanco per tanto altruismo, proprio Mancini si sfoga con morbida naturalezza e sull'invito di Lombardo si conferma in grande momento. Per la Samp, 3 gol in 14 minuti. Per il Pisa, la quarta sconfitta consecutiva, delusione e amarezza. Il presidente Anconetani è stato colto da un lieve malore. E per i giornalisti tante difficoltà a lavorare, a raccogliere interviste. Vuglia di Boscov, 9 giornate al termine, la Sampdoria ha un punto di vantaggio sull'Inter. Le prossime 9 partite però, 5 in casa l'Inter, 4 la Sampdoria. Un piccolo vantaggio per l'Inter in questo caso? Sì, questo è un piccolo vantaggio per l'Inter e io penso per noi adesso prossime 3 partite, quando la Sampdoria gioca tutte a casa, sono molto importanti, può essere anche decisive. Noi dobbiamo lottare con tutta la nostra forza per andare a San Siro con 2 punti o 3 punti in vantaggio, se possiamo fare. E l'Inter che fa? Il pragmatico Trapattoni cerca di tenere sempre sulla corda i suoi. A Parma, conscio del valore degli avversari, imposto una partita guardinga ed alla fine 0-0. I cugini rossoneri a San Siro sembrano autoeliminarsi dal giro scudetto perdendo con l'Atalanta. L'1-0 porta la firma di Evair. Ma Sacchi, in vista del match decisivo di Marsiglia in Coppa Campioni, tiene a riposo mezza squadra. C'è il grifone alle spalle del trio. Vibrante partita Marassi tra Genoa e Fiorentina. Finisce 3-2 per il rossoblù e Scuravi, doppietta, continua a giganteggiare. I fischi accompagnano l'1-1 del Delle Alpi. Il quasi retrocesso Bologna va in vantaggio con Vasse per la Juventus, ma i freddi in testa è una domenica di passione. L'esordiente arbitro Bazzoli assegna al 92esimo un penalty per i bianconeri. Trasforma Baggio tra i fischi. L'1-1 di rigore anche a Cesena, tra Cesena e Roma, a Lecce, tra Lecce e Torino e da Roma tra Lazio e Cagliari. Gli isolani sono in piena rimonta salvezza. Ed infine Marazzola. Diego assiste il piccolo sardo nell'1-0 tenuto a spese del Bari che sciupa un calcio di rigore non trasformato da Joao Paolo. Il controllo antidoping di fine partita determina la positività dell'argentino e l'inizio di un'altra triste vicenda per il mondo del calcio. La Sampdoria fa dimenticare l'eliminazione in Coppa strapazzando il Napoli. È un 4-1 quello di Marassi che getta nel dramma la squadra di Bigon che schiera per l'ultima volta Maradona alle prese con le proprie vicende giudiziarie. Sereso, Vialli con una doppietta e Lombardo mettono fuori combattimento i campioni d'Italia. È il passaggio delle consegne in pratica. L'Inter infatti perde il derby con un Milan reduce dal mercoledì nero di Marsiglia ed è staccata di 3 punti dai blucerchiati che hanno in Vialli il capocannoniere del campionato. Presidente, per solo una battuta, un'Inter un po' rinunciataria? No, un Milan molto forte che ha meritato di vincere. Facce sofferenti per un derby fratricida. Dopo il mercoledì nero di Marsiglia, il Milan lascia mezzo senato in panchina. L'Inter ha buoni motivi per diffidare. Certo, se i rossoneri avessero giocato così le ultime 5 partite, sarebbero in corsa su tutti i fronti. Con la spinta di Baresi, Rijkaard e Gullit, richiamato a centrocampo, per 40 minuti è la squadra di Sacchi a premere davanti alla porta di Zenga, che trova anche un palo per Amico quando Gullit sembra averlo battuto di testa. Il tentativo dell'Inter di scavalcare il centrocampo rossonero non riesce. Suarez è rimasto in cineteca e Matteus ipnotizzato dal pressing milanista. All'Inter però risulta facile questa manovra tutta di prima, anche se il ginnasta Klinsmann per la prodezza non prende punti. Speriamo dopo 90 minuti che Inter battere Milan 1-0. Buon terzino, scarso profeta, anche perché non si capisce come mai l'Inter subisca pure nella ripresa. Anzi, si capisce benissimo, è la giornata del Milan che cerca il gol ma continua a non trovarlo. Non è tempo di carezze e Matteus viene stroncato da Filippo Galli. Zenga spiega perché l'arbitro non espelle il milanista, ma anche Stringara, già ammonito, resta in campo. Gullit non digerisce la sostituzione e preferisce la polizia alla compagnia di Sacchi. Subito dopo, Van Basten, con la collaborazione di Battistini, inventa il gol partita e Zenga non le manda a dire all'arbitro. Van Basten ha davvero toccato col braccio? Certo, è un dubbio che tormenterà gli interisti. I tentativi finali a vuoto fanno montare la rabbia nerazzurra.
Berti si vede espropriato e reclama, ma il Milan merita la vittoria. Donadoni vuol dare l'ultimo dispiacere al nemico già avvilito dalla sconfitta. Il Loggione Nerazzurro è indispettito per il derby andato a male e per la classifica che si fa difficile. Piove spazzatura sulla festa rossonera prima del diluvio di parole. Si aspettava tutti un Milan asmatico, sofferente, invece alla fine è uscito alla grande. Direi di sì, direi che abbiamo meritato, abbiamo giocato veramente una buona partita, forse il risultato è anche... non ci preme completamente. Sono contento non solo per il risultato ma per come l'abbiamo ottenuto. Allora, con Trapattoni analizziamo questa partita. Allora, che cosa è successo all'Inter oggi, Trapattoni? Aspettava un Milan cotto, invece alla fine è uscito con il pallone al piede il Milan rispetto all'Inter. Non credo che noi abbiamo avuto l'opportunità di pensare questo, mentre bisogna dare atto al Milan che sicuramente ha fatto sua la gara, anche se, va detto almeno da quanto ha detto i giocatori, questa palla è stata accomodata un po' con l'avambraccio e è stata quella che ha generato poi il risultato, però tutto sommato il Milan c'è stato superiore, quindi un risultato che non fa una grinta. Ma quella del derby milanese non è la sola sorpresa della giornata. La Juventus con un gol di Casiraghi vince all'Olimpico sulla Roma, vendicandosi così dopo l'eliminazione di Coppa Italia. Si segna moltissimo, 37 gol. È importante la vittoria del Pisa a Parma. Padovano, con una doppietta, è uno dei principali artefici del 3-2 nerazzurro. Il Cagliari, che ne becca 4 dalla pimpante Fiorentina, Nappi realizza 2 gol, torna nei guai. Grossi problemi si profilano pure per il Lecce sconfitto a Cesena. Ciocci è sempre fra i primi della classifica dei cannonieri. Gio Paolo e Maiellaro, una doppietta ciascuno, affossano il Bologna a Bari. Dall'atteso confronto per la zona UEFA fra Torino e Genoa viene fuori un inatteso 5-2 con Scoro e Aguilera mattatori. Perde quota per l'Europa la Lazio strapazzata dall'Atalanta. Un peccato di prudenza, qualcuno scriverà. A posteriori questi peccati valgono lo scudetto. Samp Genoa è derby a Marassi, ma vince il pubblico. Stupenda coreografia ed entusiasmo alle stelle. Il tricolore è obiettivo della Sampdoria, l'Europa è quello del Genoa. 0-0, poche le occasioni, eppure ci sta persino l'espulsione di Branco. La Samp volteggia sul trapezio del campionato anche perché l'Inter a Napoli, Napoli ancora scossa dall'ultima verità su Maradona, va sì in vantaggio con un delizioso pallonetto di Matteus, ma Careca trova la strada spianata per l'1-1 e Malgioglio, sostituto dello squalificato Zenga, nulla può. Il Milan lascia San Siro soddisfatto dei 2 punti strappati al Torino, decide un autorete di Cravero. Sacchi a fine stagione lascerà forse i rossoneri, ma è accolto da ovazioni ed applausi. Vigilia di Pasqua. L'avvocato Agnelli la trascorre in serenità dopo il 3-2 rifilato dalla sua Juventus al Bari, che in trasferta colleziona sconfitta dopo sconfitta. Festeggia anche Thomas Hessler. Per il piccolo tedesco è il primo gol nel campionato italiano. Roma ed Atalanta inabissano Bologna e Pisa. I rossoblù, quarto KO consecutivo, non riescono a vincere nemmeno sul 2-0. Rizzitelli, Desiderio e Föller spiazzano i felsinei. Nerazzurri bergamaschi, corsari in Toscana. Perrone e Caniggia sono i giustizieri del Pisa. Importante è il successo del Lecce sulla Fiorentina, doppietta di Pasculli. A 2 sole lunghezze segue il Cagliari che regola il Parma. Decisivo Herrera al quarto di recupero nella ripresa. Gol vittoria nella zona ormai denominata Cagliari. Il Cesena irretisce la Lazio, Ciocci gli arbitri. Un 1-1 talvolta si può leggere anche così. L'uruguaiano Fonseca è il protagonista della giornata. Con una bella doppietta infatti permette al Cagliari di raggiungere la Sampdoria in vantaggio a Marassi per 2-0, 2 gol di Vialli e Mancini nel primo tempo. Vale la pena di vedere queste 2 reti. Fonseca risulta determinante per la squadra di Ranieri, che rosicchia un punto a Lecce dando speranze anche all'Inter, che segna 5 reti a un Bari in difficoltà.
Rientra Bremer, ma il mattatore nerazzurro è decisamente Serena, che vuol lasciare un buon ricordo ai tifosi e firma 2 dei 5 gol interisti. Al terzo posto il Milan, che recupera Donadoni e passa a Lecce con reti di Simone, dello stesso Donadoni e di Gullit. I salentini sono veramente in difficoltà, come il Bari ed il Pisa, che non riesce a vincere a Cesena. Ma l'episodio più clamoroso è quello di Firenze, dove la Juventus perde per un gol di Fuser. Si verifica tuttavia un caso che farà molto discutere. Roberto Baggio, ex viola ma ora rigorista bianconero, al momento di tirare il penalty si rifiuta. E così De Agostini sbaglia dagli 11 metri il tiro decisivo e la Juventus perde. Baggio ha agito bene facendosi trasportare dal cuore e non dalla professionalità. Se ne discuterà molto. In zona UEFA i bianconeri perdono terreno a tutto vantaggio del Parma, che, guidato da Melli, batte il Genoa affiancandolo. L'Atalanta rifila una quaterna al Bologna e la stessa Lazio raggiunge con Sosa la Roma in vantaggio su rigore di Fellaini. I biancazzurri e i bergamaschi sono sullo stesso gradino del Torino, che va in vantaggio con un penalty di Policano, ma viene rimontato dal Napoli con Careca. Sampdoria, Inter e Milan. È gioco a 3 per lo scudetto a 450 minuti dalla chiusura. Nei corsi e ricorsi storici entra di diritto Pietro Vierchowod, che all'Olimpico e contro la Roma, squadra nella quale ha vinto lo scudetto nell'83, segna la rete decisiva per la Samp su pasticcio della difesa giallorossa. L'Inter, che rimane 2 punti sotto, regola senza fatica il Cesena. Bergomi e l'immarcescibile Lothar Matthäus, giunto alla 15ª prodezza in campionato, sono i marcatori. Il Milan si impone a Pisa con questo colpo di Paolo Maldini. Nella giornata del ritorno al gol di Silenzi, Napoli-Atalanta 2-0, il derby di Torino va ai Granata. Incredibile, ma vero, decide dopo i gol di Policano e di Canio un'autorete di Fortunato. Parma e Genoa, 3 gol al Bologna e dalla Lazio, fanno balzi UEFA. 0-0 fra Bari e Fiorentina. Nelle gambe e nella testa dei giocatori, paura di cadere e non rialzarsi più. In coda, la partita del sorpasso si gioca a Cagliari. Storie di giovani allenatori che si giocano una salvezza in 90 minuti, una partita nella partita. Il Cagliari di Claudio Ranieri vince nel finale da anche un po' di spettacolo nel giorno del sorpasso. Il Lecce di Boniek, preceduto dalle polemiche, nervoso e poco costruttivo, scivola al quart'ultimo posto. Ma i padroni di casa oggi sono ancora più autoritari del solito, gli uruguaiani marciano a pieno regime, in particolare Fonseca sta divenendo uno spauracchio per le difese avversarie. Il saggio Matteoli dà i tempi giusti ad una formazione che vorrebbe chiudere subito l'incontro. Intanto l'arbitro Delia, in barba alla squalifica inflitta lì dall'UEFA, annulla un gol ai sardi per un precedente fuorigioco. Di lì a poco il Lecce rimane in 10 uomini per l'espulsione di Altobelli, giovane dal cognome famoso, mandato via per doppia ammonizione. Inevitabilmente il Cagliari, che già stava giocando meglio, va in vantaggio in maniera altamente spettacolare con Herrera, un gol veramente tutto da vedere. Non sempre in 10 si gioca meglio come qualcuno vorrebbe far credere, la reazione del Lecce, in verità piuttosto sterile, arriva di pari passo con un po' di fortuna del Cagliari. I pali aiutano l'avvocato Jelko sulla punizione di Pasculli. Nella ripresa il Cagliari non commette l'errore di controllare partita e risultato, ma si butta in avanti per chiudere il match. E Fonseca, che ha deciso di far passare un pessimo pomeriggio a rientrante Garcia, costruisce il 2-0 firmato da Francescoli. I giochi sono ormai fatti, il Cagliari continua a far divertire il suo pubblico, il Lecce solo di tanto in tanto riesce a fare qualcosa di buono. Finisce così, con Matteoli che regala sprazzi di luce ma che non riesce a segnare, e con la grande determinazione dei sardi che si godono la prima domenica fuori dall'inferno degli ultimi 4 posti. Ranieri poco fa ha detto: abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Dove l'ha vinta questa battaglia oggi? Ma no, l'hanno vinta un po' i ragazzi, ci tenevano a questa partita, stimavano tantissimo i giocatori del Lecce perché in 3 occasioni ci hanno sempre battuto, per cui volevano dimostrare, insomma, che sì, si poteva anche scendere, si può ancora scendere in Serie B, però bisognava lottare, bisognava perlomeno lavare quella macchia di Lecce che ci aveva battuto 3 volte. Qual è stata la chiave della rinascita? Ma non abbiamo mai mollato, anche nei momenti di difficoltà. Sapevamo che stavamo giocando bene, che non riuscivamo a tenere
quello che meritavamo. Invece in questo momento ci sta andando anche tutto abbastanza bene e quindi riusciamo a fare questi risultati importanti. È un'altra giornata decisiva. A Firenze, mentre Trapattoni decide di tornare alla Juventus, l'Inter non riesce a vincere anche perché l'arbitro giudica valido questo salvataggio di Pin sulla linea. Poi si scatena la Fiorentina che timbra i legni di Zenga. Lo 0-0 di Firenze permette alla Sampdoria, vittoriosa con brivido finale sul Bari, di rimettersi a 3 punti dai nerazzurri e quindi in condizioni di non temere la trasferta di San Siro. A Marassi, la squadra di Salvemini, in svantaggio per 3-1 con un gol di Cucchi a 11 minuti dalla fine, si porta sul 3-2 e mette paura alla capolista. Una Roma molto ben messa in campo chiude tutti i varchi al Milan e addirittura lo beffa in contropiede con Rizzitelli prima che Agostini vada in gol. La Juventus non riesce a vincere sul campo di un Cagliari che vuole la salvezza e viene raggiunta in classifica anche dal Torino che batte con Cravero il pericolante Pisa. Sullo stesso gradino sono il Parma 0-0 a Bergamo ed il Genoa che a Cesena è in svantaggio per il gol del brasiliano Silas prima del pareggio del solito Aguilera. In coda l'inattesa sconfitta casalinga del Lecce col Bologna si rivelerà determinante. In vantaggio con Mazzigno, la squadra di Boniek viene raggiunta da Turkilmaz e poi beffata ancora dal tedesco Vaz e dallo svizzero. È un momento cruciale per la salvezza e quello dei salentini è un passo falso assai grave. La Sampdoria legittima il proprio scudetto vincendo a San Siro una partita che lascerà una scia di polemiche per l'arbitraggio di Delia. I nerazzurri ci restano molto male. Boskov parla già della conquista blucerchiata. Allora, come si dice scudetto jugoslavo? Jugoslavo è molto difficile per voi italiani. Prvenstvo, perché voi non potete dire prv. Ecco, allora, non è non in genovese? È in genovese si dice uguale scudetto. A scudetto. Va bene, allora, però come possiamo, allora, non possiamo festeggiare solo questa grande vittoria. E basta. Poi dobbiamo stare... Allora, vinta dentro il Milan. È così, una esce, altra entra, è sempre così. Con i tedeschi malandati, senza concrete possibilità di fare miracoli tattici anche per l'assenza di Battistini, la generosa Inter cede a una Sampdoria concreta al limite del cinismo, ma comunque in grado di ottenere ciò che vuole. La squadra di Trapattoni maschera bene i propri problemi, aggredisce, costringe Pagliuca a diventare l'eroe della giornata sotto la consistente pioggia di tiri nerazzurri. Boskov con Dossena terzino su Bianchi, compari sulle piste di Matteus, Invernizzi su Berti e Sereso alle prese con Stringara, ma sempre pronto a buttare il peso della propria esperienza a centrocampo, gioca una partita votata al sacrificio per un punto essenziale nella corsa verso lo scudetto. E nonostante questo, l'episodio del gol non gol di Klinsmann, fermato da un guardaline mentre fugge verso la porta avversaria, peserà sull'andamento della gara. Incontriamo Brady in una versione nuova, giornalistica. Pensi che vada rivisto qualcosa nel secondo tempo? Soprattutto nei piani dell'attacco dell'Inter? Ma diventa un po' nervoso la partita, ma secondo me se l'Inter continua a spingere così può vincere anche. Brady quasi ha previsto l'espulsione di Mancini e Bergomi dopo un intervento di Paganin sul Doriano che è la causa del parapiglia. Il capitano interista si becca qualcosa in testa e se ne va, mettendo nei guai la difesa nerazzurra. Gli effetti delle espulsioni si vedono infatti nella ripresa. Ferri, che ora gioca su Vialli dopo aver marcato Mancini, è l'ultimo baluardo nerazzurro. Resta libero sulla destra Paganin, ma Boskov gli dirotta addosso Dossena. Dopo alcune parate di Pagliuca e un intervento su Stringara che fa gridare al rigore, l'Inter sembra matura, tuttavia, per quel gol che non arriverà mai. Troppo forte è Pagliuca. Ma il calcio è capriccioso e un errore di Stringara a centrocampo offre al vecchio volpone Vialli, in combutta con Dossena, l'occasione della domenica. Così matura la vittoria sampdoriana nello stile classico delle partite tatticamente molto cerebrali. Chi attacca subisce i gol. Ebbene, non è finita, perché in fondo l'Inter merita qualcosa di più e forse Matteus,
freddo tedesco di Germania, rimpiangerà a lungo di non aver tirato come altre volte il rigore che Delia concede ai nerazzurri. Pagliuca comunque è imbattibile e lo dimostra in tutte le occasioni. Che la Sampdoria sia predestinata a vincere si capisce. Il contropiede è micidiale. C'è un palo di Lombardo e la difesa nerazzurra poi riesce a tamponare in extremis. Il raddoppio di Vialli, poco dopo, è il suggello a una vittoria che vale lo scudetto e fa vincere al Doriano il duello dei cannonieri con Matteus. Un gol importantissimo, cui seguono la reazione di gente che non ha dimestichezza con le sconfitte e i miracoli finali di un Pagliuca che non prende gol nemmeno dopo essere stato mitragliato. Allora Giovanni Trapattoni, in tanto tempo che ci conosciamo non ti ho visto mai così tirato nel volto. Questa volta l'hai sentita veramente la botta, Beh, questa volta, quella di domenica, sicuramente sono purtroppo due situazioni, due sviste che nel calcio ci stanno, che ci costa il primato e forse anche la corsa sino alla fine per questo scudetto. Mi riferisco a Firenze, mi riferisco ad oggi. Loda riesce anche a sorridere al termine di una partita stregata. Ma cosa posso dire adesso? Abbiamo perso il scudetto quasi oggi, dopo una grande partita nostra abbiamo sbagliato tanti gol, io ho sbagliato un rigore, ma nella porta di Sampdoria ha giocato un portiere non solo con due mani, con dieci per me. I due portieri, è andata male a Zenga, molto bene a Pagliuca, forse la partita della tua vita Pagliuca. Ma non penso, no. Sono stato, io devo ammettere che sono stato fortunato, però l'Inter forse al primo tempo meritava il vantaggio, siamo stati fortunati e poi abbiamo colpito in contropiede. Che sensazione fa bloccare un rigore calciato da Matteus? È una sensazione bellissima. Poi a un certo punto ho visto anche a terra, che è successo? Mi è arrivato un ombrello nel gomito e mi si era paralizzato il braccio. Senti Zinga, questo ragazzo come va? Già Salerno, vedevo che lo tenevi sotto cura. Va molto bene, buon per lui e buon per la Sampdoria che con questa vittoria probabilmente vince lo scudetto. La partita di San Siro fa passare in secondo piano quella di Torino, dove il Milan passa alla grande dall'ultima mazzata alla credibilità della Juventus. Sono Simone, Maldini e Devani a trafiggere la vecchia signora che rischia dopo 28 anni di restare fuori dalle coppe europee. In coda, il pareggio del Cagliari a Genova, 2-2, dà altre speranze ai sardi, anche perché la Lazio, con una magistrale punizione di Sosa, infligge il colpo di grazia al Pisa ed il pareggio, 1-1 del Lecce a Bari nel derby pugliese, tiene in sospeso la situazione dei biancorossi, ma non risolve i problemi della squadra di Boniek. È una giornata in cui il derby fra Bologna e Fiorentina, 1-1, sancisce la matematica retrocessione dei rossoblù. Il pareggio a reti bianche fra Parma e Torino passa quasi inosservato, come la vittoria della Roma, un super Rizzitelli, sull'Atalanta nell'anticipo di sabato. Il successo del Napoli con un gol di Francini sul Cesena è molto importante. I partenopei possono superare la Juventus e riacciuffare l'Europa per la coda, dopo una stagione non certo esaltante. La partitissima è Torino-Sampdoria. Ad entrambe serve il pareggio. Ai Granata per rimanere in zona UEFA, alla capolista per tenere a distanza il Milan. Così finisce regolarmente 1-1. Un errore difensivo dei Granata consente a Invernizzi di andare in gol. Fanno seguito un salvataggio rocambolesco di Lombardo sulla linea ed il pareggio sul rigore di Bresciani. Boscov alla fine dichiarerà: lo scudetto, mai pensato di perderlo? No, come possiamo perdere lo scudetto? Il Milan spera ancora in un aggancio nelle ultime battute ed intanto infligge un secco 6-0 al povero Bologna. Van Basten è autore di una tripletta. Sacchi, alla fine, parla del probabile scudetto della Sampdoria. La Sampdoria ha meritato perché ha vinto contro il Milan tutti e due i confronti diretti. Per quanto riguarda le altre partite, forse il Milan, ha fatto meglio della Sampdoria, avendo fatto un punto in più di loro. A Napoli, un gruppo di nostalgici organizza un Te Diegum per Maradona. Intanto al San Paolo la Juventus si gioca la faccia. Rischia, dopo 28 anni, di non entrare nelle coppe. Il gol di Silenzi sembra sancire il sorpasso, ma in seguito Alessio acciuffa il pareggio e sul campo serpeggia il nervosismo. Si fa espellere De Napoli. In zona UEFA invece si rafforza la posizione del Genoa, che strapazza un Inter priva di Serena, Bergomi e Breme, ma soprattutto col pensiero rivolto verso l'unico traguardo possibile, la Coppa UEFA.
La squadra di Bagnoli ottiene una vittoria indiscutibile con le reti di Ruotolo, Scuravi e Aguilera su rigore. La Lazio, dopo un gol del Viola Orlando, ribalta il risultato con Riedl e Sosa e torna così a sperare nell'Europa, affiancando il Napoli. Il Cagliari non passa contro la Roma, ma raggiunge il Bari, sconfitto a Pisa con questo spunto di Fiorentina. La vittoria del Lecce sul Parma, grazie a un gol di Benedetti assai discusso, ridà speranze alla squadra di Boniek. Un rigore di Evair affonda definitivamente il Cesena, ormai in Serie B anche per l'aritmetica. Cereso, Mannini, Vialli. 3-0 a Lecce e la festa per il primo storico scudetto della Sampdoria a Marassi può cominciare. Felicità cos'è? Uno scudetto e poi? È tutto questo. Io sapevo che sarebbe stato difficile vincere, però i presupposti erano quelli buoni. E adesso che abbiamo vinto è un coronamento a un lavoro e a dei sacrifici notevoli, a dispetto di quelli che dicevano che per noi qua era tutto semplice, tutto bello e tutto facile. Poi vedo le mani perché ne fermate tante. Ne fermate tante di partite difficili. Bisogna vedere anche i piedi degli altri, però non solo le mie mani. Grazie. La penultima giornata toglie i restanti dubbi in zona retrocessione. Il Lecce, sconfitto al Ferraris, accompagna in Serie B Pisa, Cesena e Bologna. Le imprese della giornata spettano a Bari e Cagliari. Al San Nicola, Joao Paolo, autore di una doppietta, evita al Bari altri patemi e manda al tappeto il Milan, che mostra la verve del giovane Simone. Sfocia negli abbracci a Bologna la rimonta del Cagliari. Daniel Fonseca regala gol e punti salvezza contro i rossoblù, in campo solo con orgoglio. La lotta per un posto in Coppa UEFA si fa più emozionante. Prendono quota le azioni della Juventus, 4-2 al Pisa con il ritorno al gol dopo 6 mesi di Totò Schillaci, del Parma che supera al Tardini il Cesena con reti di Osio e Brolin e soprattutto del Genoa che esce imbattuto dal Comunale di Bergamo. Inter e Roma chiudono in anticipo la loro avventura interna prima della finale UEFA. I nerazzurri regolano la Lazio con Battistini e Klinsmann. Carboni e Rizzardi, due difensori, determinano l'1-1 tra giallorossi ed il Napoli all'Olimpico. Si assegnano i posti UEFA ed è il trionfo del Genoa di Bagnoli che mette fuori dalle coppe la Juventus dopo 28 anni di partecipazioni consecutive. I gol sono di Branco e Scuravi. Genova così per la prima volta porta due squadre in Europa. La Sampdoria festeggia intanto lo scudetto all'Olimpico con un insolito 3-3 contro la Lazio. I blucerchiati, sotto di 2 gol, Marchegiani e Riedle, si scatenano con Vierkovod, un abitué sul campo romano, e successivamente con Mancini, che con una doppietta porta in vantaggio i neocampioni prima del pareggio definitivo di Marchegiani. Gli 0-0 del Torino contro l'Atalanta e del Parma a San Siro contro il Milan consacrano l'entrata in Europa dei Granata e degli Emiliani, mentre il Napoli batte il Bologna inutilmente, restando fuori dalle coppe. L'Inter passa a Lecce e Matteus annuncia di volere andarsene al Real. Pellegrini minaccia di tenerlo fermo 2 anni. Il tedesco fa marcia indietro. La Roma vince a Pisa con un gol di Muzzi. La straripante Fiorentina rende più amaro l'addio del Cesena alla Serie A, mentre il Cagliari, già salvo, pareggia in casa col Bari. Ma le immagini più sconcertanti sono quelle di San Siro, dove Arrigo Sacchi, l'uomo che ha vinto tutto, saluta il pubblico con le lacrime agli occhi. È la conclusione di un campionato che ha offerto drammi e colpi di scena in continuazione, frutti di un calcio nuovo che non tutti comprendono. Questa è la classifica finale. Sampdoria punti 51, campione d'Italia. Milan e Inter 46, Genoa 40, Torino e Parma 38, Juventus e Napoli 37, Roma 36, Atalanta e Lazio 35, Fiorentina 31, Bari e Cagliari 29,
Lecce 25, Pisa 22, Cesena 19 e Bologna 18. Lecce, Pisa, Cesena e Bologna retrocedono in Serie B. Questo il panorama europeo per la prossima stagione. La Sampdoria disputerà la Coppa dei Campioni, la Roma la Coppa delle Coppe. Inter, Genoa, Torino e Parma sono ammesse alla Coppa UEFA. Ed ecco la graduatoria dei marcatori. 19 reti, Vialli, Sampdoria. 16 reti, Matteus, Inter. 15 reti, Aguilera e Skuravi, Genoa. 14 reti, Cioce, Cesena, Baggio, Juventus e Klinsmann, Inter. 13 reti, Melli, Parma e Bresciani, Torino. 12 reti, Mancini, Sampdoria, Joao Paulo, Bari. 11 reti, Sosa, Lazio, Van Basten, Milan, Padovano, Pisa, Föller, Roma.